Dico proprio due parole per non togliere spazio a nessuno. Io sono qui sostanzialmente come non soltanto come amico di Tomà e anche un po' amico negli ultimi anni di Franco Berlanda, che ho conosciuto in biblioteca, ma sono qui proprio perché la biblioteca e gli archivi della Biblioteca di Architettura c'entrano molto. Come referente del rettore per gli archivi, vi do quindi. Archivi, biblioteca e museo, vi do quindi il benvenuto, proprio a partire dal fatto che Franco Berlanda non soltanto era un frequentatore assiduo della biblioteca, sempre, da sempre, credo sia stato proprio uno degli ultimi posti che abbia visitato, l'ho sempre visto quasi esclusivamente in biblioteca, non era persona da fare chiacchiere in cortile, ecco, insomma, ma in biblioteca stava molto volentieri e soprattutto alla Biblioteca Centrale di Architettura. Ha destinato, ha regalato una parte consistente del suo archivio storico e una parte molto importante anche di biblioteca. E quindi noi siamo stati lietissimi, anche se l'insegnamento di Franco è stato per lunghi anni a Venezia e come sapete, Venezia è il nostro primo concorrente in materia di conservazione di documenti, perché il loro archivio progetti, lo IUAV, è particolarmente ricco, bello, attrezzato, valorizzato, tutto quanto può essere attraente, però Franco aveva deciso di regalare a noi queste carte. Ed è proprio da queste testimonianze cartacee che sono qui a disposizione di tutti, qui negli archivi della Biblioteca di Architettura a pochi passi, che mi faceva molto piacere partire, provando a costruire un ricordo che sulla documentazione cartacea, sulle carte che noi conserviamo, appoggiasse però i ricordi personali di quanti l'hanno conosciuto in questi lunghi, lunghissimi anni della sua vita. Qualche giorno fa è stato il centenario della nascita e con Tomà dal Sudafrica, con queste comunicazioni virtuali a cui siamo oramai abituati, abbiamo pensato che fosse non soltanto necessario, ma anche piacevole, ma anche, come dire, un'occasione felice, quello di ricordare suo papà. In questi spazi che l'hanno visto protagonista. Non tolgo altro spazio. Come avete visto dalla locandina, la mattinata si svolge in due puntate, provando a ricostruire la personalità di Franco Berlanda nelle sue molteplici vesti, con una prima parte moderata da Tomà. Sull'uomo e sul partigiano, poi ci sarà una piccola inversione di programma perché il filmato di Elena Andreacchio verrà proiettato, come dire, quasi come intervallo tra le due parti, e poi modererò io molto modestamente la parte intitolata al professore e al politico. Tomà, che ringrazio naturalmente per l'aiuto costante anche a distanza. Grazie Sergio, buongiorno a tutti. La lista di persone da ringraziare nell'organizzare questa mattinata è davvero lunga e sono sicuro che farei delle omissioni, però in primo luogo mi fa veramente piacere poter celebrare il fatto che si tenga questa mattinata, a cui sia io che i miei fratelli e altri avevamo iniziato a pensare nel momento in cui papà è scomparso un paio d'anni fa, però sembrava che poi i tempi non aiutassero e poi c'è stata e c'è ancora la pandemia. E quindi la ricordata dei 100 anni della nascita è apparsa una coincidenza fortuita, però sul quale poter concentrare degli sforzi. Molto brevemente vorrei dire che non è una mattinata di studi e non è una mattinata solo di ricordi, ma proprio perché, avendo attraversato tutto, quasi tutto il Novecento,
non sia rinchiudibile in un secolo breve, abbiamo deciso di offrire la possibilità a più voci di tracciarne alcuni ritratti, e credo che la chiave sul ritratto sia un po' quella su cui si gioca la struttura della mattina, e che ne parli attraverso quattro possibili lenti, che non sono sicuramente le uniche sulla possibilità di interrogare le ragioni di un impegno. E credo che poi spero che emerga dai vari contributi che non si tratta solo di guardare un architetto o un politico o un partigiano o un professore, ma di apprezzarne una costante militanza sia all'interno della sovrastruttura del partito, ma anche fuori. E quindi tracciarne dei ritratti, Sergio prima lo ricordava, ad aprire possibilmente degli spunti e delle tracce per dei filoni di ricerca sull'archivio stesso. Credo che in questo il video di Elena Andreacchio, che mostreremo dopo, è un inizio di questo percorso, perché fino adesso ci sembra abbastanza inesplorato. Quindi, l'ho detto altre volte, credo che molti lo sappiano, a papà piaceva molto fare delle liste, degli elenchi, per cercare di mettere in ordine un lungo percorso. A me piacciono più le mappe, e quindi tutto sommato questa idea dei ritratti di questa mattina cerca di mettere a sistema un arcipelago, una specie di tracce di rotte che colleghino isole anche abbastanza lontane, in un viaggio che non è solo di ritorno, ma che traccia un progetto nell'andare avanti. Io mi fermo qui, non penso che sia necessario tracciarne dei cenni biografici, cioè per questo poi esistono dei libri su cui studiare. Le immagini però che prendo sullo schermo, che vengono sostanzialmente da album di famiglia, volevo solo mettere in luce pochi elementi che precedono sostanzialmente la serie di temi che vengono discussi poi nella mattinata. Nasce quindi a Trento da Giuseppe e Pia Santuari nel 21 novembre 1921, e da giovane si dedica all'attività sportiva con discreti successi sia nella corsa campestre che nello sci. Negli anni 30 il padre deve chiudere la sua officina e si sposta con la famiglia a Milano, dove papà si iscrive ad architettura, fino a essere chiamato alle armi nel 41. Frequenta il corso reclute a Merano e poi il corso di allievi ufficiali a Bra, ottenendo la nomina di sottotenente di artiglieria alpina nel dicembre 42. Presta giuramento di fedeltà a Boves il 21 gennaio 1943. Nel frattempo cerca di dare qualche esame in divisa a Milano senza grande successo, e dopo l'8 settembre 43 emigra o scappa in Svizzera, passa la frontiera a Pontechiasso il 17 settembre, venendo internato. Nel gennaio del 44 arriva a Losanna, dove segue qualche lezione al Politecnico con Ciumi padre e inizia a entrare in contatto con la comunità italiana sul lago Lemano, Rogers Einaudi, e progetta il rientro in Italia, in Val di Cogne, nell'agosto 44. E direi che questa parte iniziale, quindi questi 23 anni formativi, serve per aprire la discussione sui primi interventi che ne affrontano la figura, quindi di partigiano e politico, se non sbaglio. No, di privata, uomo e partigiano. Introduciamo direi i relatori? Direttamente i nostri relatori. Quindi il primo in scaletta è
e Malcolm Einaudi. Malcolm Einaudi che... Io direi, ringraziando tutti quanti i nostri relatori, che loro vengono e si accomodano qui al centro parlando dal microfono. Lo dico soltanto, questa regia, soltanto perché siamo in diretta streaming, quindi gli accordi su cosa e chi inquadrare. E poi però naturalmente ci farebbe molto piacere, magari alla fine di ciascuna sessione, brevissimamente, se ci fosse qualcuno dal pubblico che vuole aggiungere qualcosa, può venire a questo punto al podio a dirla. Malcolm Einaudi. Sì. A modo di introduzione non abbiamo messo cenni biografici sui relatori stessi, no. Però Malcolm Einaudi che è stato una persona centrale, soprattutto nell'ultimo periodo di papà, nell'aiutarlo nell'impegno della costruzione del monumento agli svizzeri ad Alpette, dirige il centro studi su Giulio Einaudi, la fondazione Giulio Einaudi, e su questo non so bene aggiungere di più, però... Sentite? Sì. Ma la prima cosa che mi viene da dire è che non so per quale casualità sia toccato a me iniziare la mattinata, ma è un po' come dire iniziamo dalla fine, nel senso che nel mio caso particolare il mio rapporto personale con Franco si sviluppa sulla soglia dei suoi 95 anni per la prima volta, nel senso che prima di allora per me Franco era sempre esistito come un amico dei nonni. Appunto a 95 anni ricevo una telefonata una mattina e Franco che mi dice mi servirebbe una mano, ho in cantina un bronzo di Le Corbusier che pesa 200 kg, vorrei donarlo al comune di Alpette per farci un monumento ai partigiani combattenti. E, agli ordini. E, mai avrei sospettato, immaginato che, come dire, da quel giorno ancora per 2 anni fino ai suoi 97 ci saremmo visti credo 2 o 3 volte la settimana per cercare di portare a compimento questa sua necessità di sistemazione, diciamo così, della cantina. Quindi il Franco Berlanda che ho conosciuto io in qualche maniera personalmente era un Franco, era un, come dire, non era l'architetto, non era l'urbanista, non era neanche più il partigiano, tutte dimensioni che io personalmente non ho frequentato, ma in qualche maniera era ciò che restava ed era l'uomo, la persona. E nel suo caso in maniera particolare aveva questa anomalia assolutamente evidente di un rapporto con la senescenza del tutto antitetico a quelli che sono i canoni ordinari, nel senso che più invecchiava e più era lui. A parte le aneddotiche per cui ancora a 95 anni io l'ho seguito e l'ho accompagnato perché si pigliava il pullman da solo per andare a pranzo a casa di suo figlio giù a Torino. Per dire della particolarità dell'energia di questa, di questo essere. Quello che successe poi appunto fu questa complicata operazione di invenzione di questo monumento che oggi esiste ad Alpette e un elemento che può servire probabilmente oggi ripensandoci descriverebbe molto bene proprio anche Franco in quanto persona. È una poesia di Primo Levi che abbiamo poi scelto di mettere su una ceramica proprio vicino alla mano di Le Corbusier e ve la leggo, già che ci siamo, anche perché contiene tante cose come tutte le poesie
dentro, molto dense. Ed è una poesia famosa, si chiama Partigia. Dove siete, partigia di tutte le valli, Tarzan, Riccio, Sparviero, Saetta, Ulisse? Molti dormono in tombe decorose. Quelli che restano hanno i capelli bianchi e raccontano ai figli dei figli come, al tempo remoto delle certezze, hanno rotto l'assedio dei tedeschi, là dove adesso sale la seggiovia. Alcuni comprano e vendono terreni. Altri rosicchiano la pensione dell'INPS o si raggrinzano negli enti locali. In piedi vecchi, per noi non c'è congedo. Ritroviamoci, ritorniamo in montagna, lenti, ansanti, con le ginocchia legate, con molti inverni nel filo della schiena. Il pendio del sentiero ci sarà duro il giaciglio, duro il pane. Ci guarderemo senza riconoscerci, diffidenti l'uno dell'altro, queruli, ombrosi. Come allora staremo di sentinella, perché nell'alba non ci sorprenda il nemico. Quale nemico? Ognuno è nemico di ognuno, spaccato ognuno dalla sua propria frontiera. La mano destra nemica della sinistra, in piedi vecchi, nemici di voi stessi. La nostra guerra non è mai finita. Diciamo che la cosa particolare di questa poesia è che è una poesia molto amara per tanti aspetti. Però, se la guardiamo bene, è una poesia anche profondamente orgogliosa, non so come dire. È una poesia per quelli che, in una guerra che non sarà mai finita, non sanno che non si troveranno mai, non verranno mai a trovarsi dalla parte di un vincitore. E però in qualche modo sanno anche che non accetteranno mai la sconfitta. E io credo che questa tensione, questa essere consapevoli di questa dimensione interiore sia qualcosa che ha restituito a molti di quella generazione, a Franco sicuramente, una straordinaria forza, una straordinaria energia fino alla fine dei suoi giorni. Quello di cui penso si possa essere grati a Franco e di averlo dimostrato fino alla fine dei suoi giorni e di avercelo insegnato, semplicemente, vivendo. Grazie. Grazie a Malcolm per questo profondo ricordo e commovente che inquadra, partendo dalla fine, come dicevi tu, un lungo impegno. Adesso toccherebbe a Barbara Tutino, che è un'artista figlia di Saverio Tutino Orsetta Elter, che vive e lavora in Val di Cogne e da molti anni si occupa della memoria della resistenza in Val di Cogne. E purtroppo Barbara non può essere con noi oggi e ha chiesto a mia sorella Alice di leggere un testo. Grazie. Dobbiamo soltanto investire e passare al podio direttamente. Ok. Lasciamo il podio e poi, altra cosa, bisogna, prima di accendere il microfono, ovviamente, generalizzarsi. No. Sono qui da capire. Sì. Presenta la mascherina. Sì. Mi sente? Sì. Non sono Barbara, si vede. Grigia c'era sempre,
Era stato testimone di nozze di mia mamma insieme a Ugo Pecchioli, mentre Nello Corti e Ruggero Cominotti lo erano stati per mio padre. Erano i quattro moschettieri. Mio nonno Franz Elter, mi raccontava Grigia, gli aveva regalato un pigiama caldo nell'autunno del 44, quando lui, come Ugo, Ruggero e Nello, erano rientrati dalla Svizzera. Diceva mia mamma che Grigia era in grado di marciare anche dormendo, l'aveva imparato quando stava nell'artiglieria di montagna e camminava con gli occhi chiusi aggrappato alla coda del mulo. Era un partigiano coraggioso e preparato. Non aveva paura di niente, una volta che era andato di staffetta in Valsoana, quelli della banda di Piero Piero, che più che partigiani erano veri banditi, lo avevano messo al muro per fargli paura e lui non aveva tremato. Grigia c'era sempre, in Svizzera e poi a Cogne, dove comandava il presidio della Vasca, dove in seguito ad un attacco fascista, il 28 settembre 44, vi fu un aspro combattimento con vari feriti e tre partigiani morti. I due fratelli Veltrone, Sciero, ferito e condotto a Valnove dai fascisti, dove fu torturato ed ucciso. Grigia c'era nelle valli di Lanzo e di ritorno dalla Francia quando trovò i miseri resti di più di 30 soldati inglesi morti sotto una valanga l'autunno prima. C'era a Torino nel giorno della liberazione della città, immortalato in una celebre fotografia come nel quarto stato di Perizia da Volpedo, lui sovrasta tutti di una testa. Da quando sono nata Grigia c'era sempre. Quando mi sono sposata Grigia aveva assunto mio marito Carlo Leopardi, che era architetto nel suo studio di via Baretti. E Bianca, che aveva un negozio di mobili moderni, mi regalò il letto e una piccola cassapanca, che ho ancora. Quando ho fatto la mia prima mostra personale ad Aosta, alla Galleria La Défense, Grigia, che si trovava in valle, aveva scritto un articolo apposta per l'Unità. Fu una delle poche recensioni sul mio lavoro uscite su stampa nazionale. Ogni estate è venuto a Cogne, andava da suo nipote Paolo Montalenti e poi passava a trovare me dopo che ero rimasta sola. Nel 2013, aveva già più di 90 anni, ha preso un pullman da Aosta per venire a pranzare a casa mia a Valnontei, solo per chiacchierare un po'. Nel 2015 sono passata a Torino a trovarlo, mi aveva chiamato in Sicilia dove ero in vacanza per dirmi che era mancata Bianca. Da via Seville aveva poi voluto accompagnarmi a piedi fino alla Gran Madre per fare due passi. Faticava un po' e io mi preoccupai del suo... Scusate. Ritorno solitario in salita. Solo lì mi ero resa conto che era diventato vecchio. Ogni tanto telefonava. Ciao Grigia, come stai? Male, rispondeva lui invariabilmente. Negli ultimi 20 anni il suo chiodo fisso era quello di ottenere un riconoscimento militare adeguato per tutti i partigiani che come lui avevano sconfitto le forze nazifasciste combattendo sulle montagne, ma ai quali soprattutto dobbiamo un riscatto storico dall'ignominia del fascismo, cosa di cui per esempio non godono i cittadini tedeschi. Eppure il fascismo è cosa nostra, siamo noi che l'abbiamo inventato, sperimentato ed esportato, e solo i partigiani ci hanno riscattato dal giudizio della storia. Ogni stagione Grigia mi pungolava in questo senso e sosteneva con entusiasmo tutte le iniziative dell'AMPI che venivano intraprese nelle varie località da lui frequentate durante quell'eroica stagione del 44. Il suo capolavoro è stata la realizzazione del monumento agli svizzeri di Alpette, in Canavese, ottenuto con l'indispensabile aiuto di Malcolm Einaudi, oltre al sostegno di tanti altri. Anche Giulia Einaudi e Renata Aldovrandi, futuri nonni di Malcolm, erano a Cogne nell'autunno del 44, insieme scusate, a mio padre, Nerio, Ugo, Ruggero, Nello, tutti reduci dalla Svizzera, dove erano andati dopo l'8 settembre, disertando l'esercito della Repubblichetta di Salò. Quando erano partiti, con loro c'erano anche Giulio e Giorgio Elter, fratelli di mia mamma. E c'era il bisnonno di Malcolm, Luigi Einaudi, futuro presidente della Repubblica Italiana con sua moglie Ida. Da Haut-Lomond, attraverso il Col Fenétre, li accompagnò in Svizzera l'ufficiale e celebre alpinista degli anni 30, Ettore Castiglioni, zio di mio padre, che dopo l'8 settembre, da istruttore alpinista della caserma di Aosta, era diventato scout e contrabbandiere tra Valle d'Aosta e Svizzera. Non cito tutte queste parentele per vanteria, ma solo per spiegare in pochissime parole
L'importanza di un legame di amicizia come quello che ci unisce tutti e di cui Grigia è stato uno dei cardini principali. Conservo orgogliosamente la lettera di congratulazioni che mi ha scritto nel 2014 dopo il convegno sulle Repubbliche Partigiane che ero riuscita a organizzare a Cogne e finalmente, dopo 70 anni di rimozione da parte della storiografia ufficiale, ha permesso che la Repubblica di Cogne venisse ufficialmente riconosciuta. Grigia c'era sempre e per me indissolubilmente legato a questo segmento di vita che incrociò quella tra gli altri dei miei familiari tra il 43 e il 45, segnando profondamente anche le vite di noi figli nati dopo la guerra. Perciò, per concludere, vorrei riportare alcune parole di mio padre, Saverio Tutino Nerio, che come Grigia ha tutta la vita portato il peso del sopravvissuto, ricordando costantemente chi non ebbe la stessa fortuna. E potrebbero essere anche parole di Grigia. Nessuno di noi allora voleva recitare la parte dell'eroe e nessuno di noi sopravvissuti ha mai pensato di presentarsi ai giovani di oggi con l'aria di chi ritiene di essere stato un eroe. Eravamo dei privilegiati, questo sì, per aver saputo vivere un'esperienza che non si è più ripetuta, di dedizione alla causa della libertà di tutti, ma solo chi è caduto combattendo per questa causa è da considerarsi un eroe di fronte al popolo. Grazie ad Alice e ovviamente a Barbara, che credo metta al centro una parte importante che ben si collega al prossimo oratore, che è Umberto D'Ottavio, politico e deputato, che è stato fondamentale nell'aiutare papà a far ottenere il riconoscimento ai partigiani come la medaglia della liberazione. Grazie Umberto D'Ottavio. Mi si appannano gli occhiali. Però. È un problema che conosco molto bene. Vabbè, ci provo. Buongiorno a tutti. Direi che l'inizio di questa mattina è stato già molto intenso. E credo che i due interventi precedenti siano già riusciti a rendere noto a chi già non lo sapesse quanto densa fosse fin dall'inizio la vita di Franco Berlanda. Io ho conosciuto il Berlanda, come sempre si presentava al telefono, nella parte finale della sua vita, quella nella quale si è più speso per la memoria dei suoi compagni e del suo intenso lavoro per non dimenticare. Mi aveva individuato come un possibile collaboratore per le sue idee e per me è stato un piacere provare a stargli dietro, perché di questo si tratta, non di fianco, stargli dietro. Intanto, come avete sentito, anche a me aveva affascinato la sua storia partigiana, e soprattutto appunto le sue avventure e poi questa foto che avete visto anche all'inizio, che ce l'abbiamo ben presente tutti, nella parata monumentale di Torino del 6 maggio, lo vede marciare, la testa un palmo sopra le altre, come capo di Stato Maggiore del raggruppamento della seconda e quarta divisione Garibaldi, Valle di Lanzo e Canavese. Io ricordo però, come se fosse ieri, devo dire, una sua conferenza, un suo intervento, dove usò parole diverse da quelle che ci saremmo aspettati. Non raccontò l'esperienza, diciamo, personale di partigiano, ma i sentimenti di un uomo. Citando le canzoni La guerra di Piero e Bella Ciao, raccontò i tre aspetti della paura della morte vista dai giovani combattenti. Quella del semplice morire, quella dell'essere ucciso dal nemico e la responsabilità del comandante di emanare l'ordine di sparare. Riuscì in quelle occasioni e con poche parole
a trasmettere l'orrore della guerra e anche il dolore di dare ordini, compreso quello di andare incontro alla morte. Non solo a me corsero brividi lungo la schiena. Franco Berlanda aveva già messo a disposizione tutte le sue competenze di architetto a favore dell'impegno per la memoria della lotta di liberazione con la progettazione e realizzazione di due monumenti, quello dei caduti al Col dell'Is del 55, quella torre bellissima dove ogni anno ci ritroviamo, così come il monumento al Montoso. Nel 2014, poi solo 7 anni fa se ci pensate, mi convocò in modo formale, mi disse: l'anno prossimo sarà il 70° della liberazione. Lo sai che chi ha fatto la resistenza non ha mai avuto un riconoscimento formale, non ha mai avuto un ringraziamento? In effetti era così, perché non è che non ci fossero stati tentativi, ma ogni volta nei dibattiti parlamentari, quando qualcuno ci provava, veniva fuori l'equiparazione dei repubblichini ai partigiani, inaccettabile allora, inaccettabile sempre. E si finiva per lasciar decadere l'iniziativa. Alla mia richiesta di spiegarsi meglio, cioè che cosa aveva in testa lui per ringraziamento, dice: dovresti proporre una legge che, diciamo così, faccia questo riconoscimento. Io dico: scriviamola insieme, scriviamo insieme. Io vi leggo il pezzo che abbiamo scritto insieme, poi lascerò questo documento. Dice: abbiamo bisogno di un riconoscimento non solo per il dovere della memoria, ma soprattutto per trasmettere alle nuove generazioni i valori, i principi e i propositi della Costituzione della Repubblica. Con la presente proposta di legge si chiede al Parlamento di approvare l'istituzione del titolo di Cavaliere della Liberazione da assegnare ai cittadini italiani, donne e uomini, partigiani, civili e militari, combattenti e reduci, che a vario titolo hanno contribuito al successo della lotta di liberazione dal fascismo e dal nazismo. Un riconoscimento semplice, senza croci né medaglie, per esprimere la gratitudine della nazione. Presentiamo questa proposta insieme con Franco Berlanda al Col dell'Is, nella cerimonia che si fa la prima domenica di luglio del 2014. Il TG3 lo intervista, si può andare a recuperare una bellissima intervista dove lui spiega con parole semplici il senso della proposta. E io presento, raccogliendo subito oltre 70 firme, no? Tra le quali c'è anche quella di Andrea Giorgis, che è qui presente, e consegniamo questa proposta di legge, la mettiamo all'ordine del giorno di un'eventuale discussione alla Camera. Non devo spiegare a voi quanto è difficile fare approvare una legge. Così mettiamo in campo anche un piano B. Tra l'altro devo dire che con Berlanda ci vedevamo a questo punto abbastanza spesso, l'appuntamento era in Piazza Vittorio al Caffè Elena. E dice: ma scusa, ma non è ministro della difesa una donna? E dico: sì, è la Pinotti. Ecco, mi fai mettere in contatto con la Pinotti, che le parlo io, dice lui. E infatti parla direttamente con la ministra, insistiamo nel vederci e devo dire, francamente, ci riuscì a convincere, era bravissimo a convincere, e fu bravissimo a convincere la ministra, e accolse l'idea di darci da fare per un riconoscimento. Nasce così l'idea della medaglia della liberazione, ed è stato su suo impulso e su sua proposta se a 70 anni dalla liberazione sono state consegnate in tutte le province d'Italia circa 10.000 medaglie a donne e uomini, civili e militari, impegnati per la democrazia. E io ricordo, Andrea, Giorgio, eravate presenti alla cerimonia che si fece qui a Torino,
Era talmente attesa questa cosa che un paio di persone vennero in barella con la flebo attaccata pur di, come dire, ringraziare per aver avuto un ringraziamento. E lo dico con convinzione: se uomini e donne impegnati nella lotta di liberazione hanno avuto un riconoscimento, un grande grazie lo si deve alla testardaggine di Franco Berlanda. Poi lui ovviamente fu tra i primi a ricevere questa medaglia, però non venne a Roma quando ci fu la cerimonia che la ministra Pinotti mise in piedi, non venne, per, non so se non aveva voglia o se non ce la faceva, eccetera, però, come dire, organizzammo e venne organizzata la sua consegna in un posto particolare, nell'aula consigliare della provincia di Torino. Si mise insieme la medaglia di liberazione con il riconoscimento in qualità anche di ex consigliere provinciale, e dal sindaco Fassino ottenne sia la medaglia che un attestato d'onore in ricordo del suo impegno partigiano. Poi, come avete sentito anche dalle parole di Malcolm, l'altra grande iniziativa dal Pette, al comune che lui ha adottato, dal Pette adottò lui. Nel frattempo continuarono una serie di incontri. Io devo dire che, siccome era un piacere incontrarci, continuò nei suoi ragionamenti sul tema come facciamo, come si fa a ricordare. Devo dire che questo sarebbe una bella sfida anche per gli architetti. Cioè lui, per esempio, aveva un'idea, ebbe un'idea che io ho dei documenti, poi magari se serve riporto. Dice: ogni comune dovrebbe avere un bosco nel quale ricordare i partigiani. Cioè, non vi sembra attualissima questa cosa, no? In questi momenti in cui si sta parlando di ripiantumazione, dice, ma se ogni comune facesse un suo bosco, nel quale il bosco del ricordo, il bosco della memoria, eccetera, eccetera. Ecco, io devo dire che sono suggestioni che dovremmo raccogliere. Come avete già detto, Franco Berlanda poi si spegne nel 2019 nella sua casa a Torino, un edificio che aveva progettato. Un uomo con la schiena dritta e lunga, alto e sempre atletico, ci ha lasciato un patrimonio di idee e di proposte che abbiamo il piacere e il dovere di conservare e portare avanti. Grazie, Franco. Grazie a Umberto D'Ottavio per appunto aver raccontato qualche dettaglio in più della tenacia e dell'insistenza nella fase della riconoscenza. Ma in questo viaggio, che forse appunto tra il privato e il partigiano e si collega poi alla questione del come l'impegno attraversi le varie fasi sia della vita ma anche dell'operato di Franco Berlanda, il prossimo relatore è Mario Virano, che l'aveva conosciuto se non come studente almeno come assistente, se non ricordo male, e sul quale credo che poi faccia da ponte, quindi sulla seconda parte. Non credo che Mario abbia bisogno di grandi introduzioni, però al momento è ancora amministratore delegato di TELT o qualcosa, però non è tanto. Ma, buongiorno a tutti, grazie dell'opportunità di parlare di Franco. A differenza di altri, io lo conosco, l'ho conosciuto esattamente 50 anni fa, nel 71, e siamo diventati amici non subito, diciamo 10 anni dopo. Ecco, ci conoscevamo, ma poi siamo diventati amici, molto amici dopo. Quando Tomà mi ha proposto di intervenire e mi ha mandato la scaletta dell'incontro di oggi, l'uomo, il partigiano, il professore, il politico, il professore, mi è venuto in mente che se all'uomo
sostituiamo anche in omaggio alla moda generata dal Me Too la persona, sono tutte P che rappresentano queste categorie che sono state evocate per il ritratto di Franco, a cui io mi sentirei di aggiungerne altre tre. E quindi sono sette P che in qualche modo connotano quello che io sento come il suo profilo, con una osservazione che, se comprendo molto bene, perché è prassi del metodo scientifico e anche della ricerca storica, di individuare categorie, temi, oggetti di approfondimento, e che quindi la figura globale esca come somma degli approfondimenti parziali, specifici, che vengono fatti, io trovo che questo approccio faccia fatica a rappresentare quel particolare coacervo di aspetti molto interrelati tra di loro che ha caratterizzato la figura umana, professionale, nella sfera privata e nella sfera pubblica di Franco Berlanda. Cioè, in altre parole, se mi si passa un po' l'enfasi, tendo a considerarlo un oggetto quantistico, e che se intervieni su un aspetto influisci su tutti gli altri, alteri gli altri. Allora, a me sembra che sull'aspetto umano, sull'aspetto diciamo del partigiano sono già state dette cose molto, molto anche toccanti. E questo ha caratterizzato la sua dimensione politica, che non è mai stata della militanza, diciamo, di parte, ma nasce da questa ispirazione, da questo imprinting umano e politico che nasce dalla resistenza. Si parlerà sicuramente in maniera molto approfondita della sua dimensione di professore. Io vorrei, perché lo ritengo non distinguibile dall'uomo e dal docente, l'altra P, quella di progettista, e con la sua particolarità. Cioè, lui è stato un architetto, un progettista, un urbanista con dei connotati particolari. Perché, ad esempio, diciamo, non ha mai fatto della elaborazione, creazione di forme l'elemento caratterizzante del suo operare, ma è sempre stato piuttosto un manipolatore e un competente manipolatore di tipologie, piuttosto che non, diciamo, la veste finale, la sua caratterizzazione formale. E come urbanista, a me è sempre piaciuto molto e ho sempre trovato molto istruttivo il suo approccio non sociologico, quantistico, statistico, ma la grande attenzione, in questo caso sì, alla forma, ma alla forma urbis, cioè al disegno urbano inteso come impianto generale, sia come capacità di leggere le forme delle città e di rappresentarle in modo sintetico, semplice, fondamentale, anche di organismi molto complessi come megalopoli del terzo mondo, cosiddetto,
Questa capacità è anche di prefigurare l'urbanistica degli interventi nuovi, avendo molto presente il senso dello spazio che si va a creare e dove poi diventa lo spazio di vita delle persone. E il suo essere progettista ha trovato anche una declinazione che io trovo particolarmente significativa in quanto professionista, cioè i 10 anni che lui ha fatto all'Istituto Autonomo Case Popolari significa una umiltà da un lato ed una apertura dall'altro nell'interpretare il ruolo professionale dell'architetto, del progettista, che si mette da un lato e dall'altro del fare architettura, del fare edilizia, del fare urbanistica, comprendendone le complessità, le ragioni, le logiche e poi trasmutandole dall'un campo disciplinare all'altro. E questo è un segno dei tempi che, se viene rapportato all'oggi, assume tutta la sua rilevanza politica e umana. Ve le immaginate uno delle archistar di oggi che va a dirigere lo IACP? È inconcepibile, perché è inconcepibile l'approccio, il punto di vista, l'angolazione culturale, la dimensione umana sottostante alla dimensione professionale. E l'ultima P che voglio richiamare è il gusto della pedagogia. Cioè, Berlanda è uno che ha sempre parlato insegnando, sempre. Uno, diciamo, sulla base di una cultura effettivamente enciclopedica, la frequentazione delle biblioteche ne era una componente, ma poi anche lo sterminato sistema di relazioni interpersonali con diciamo protagonisti della cultura progressista in particolare, ma diciamo di primissimo ordine. E questo gusto, qualche volta anche vezzo, dell'insegnare. Io non ho mai sentito Franco Berlanda dire di una cosa non la so, non l'ho mai sentita. Ovviamente ci ironizzava anche sopra lui stesso, ma in realtà ne sapeva davvero tanto, ma con quella particolare forma di riuscire a sapere delle varie questioni, dei vari problemi, delle varie opzioni, conoscere non tutto, ma quel nocciolo che fa sì che ti consente di capire, di parlarne, di dialogare su questi argomenti. E questa dimensione pedagogica, che poi si traduce in una attitudine didattica particolarmente naturale, e che per me ad esempio è stata preziosa sia quando lavoravo con lui qui all'università, sia poi quando l'ho chiamato ad essere esperto, in qualità di esperto, in vari comitati scientifici di cose di cui mi occupavo. Ma questa dimensione didattico-pedagogica la ritroviamo anche in una componente che qui non è ancora stata evocata, se non da alcune fotografie, del suo essere velista, dell'andare per mare e per lagune, e che non si è tradotto soltanto nel fare vela, ma non è un caso che lui era istruttore, cioè docente di vela a Caprera, no? Cioè questa dimensione pervasiva dell'approccio pedagogico didattico, che io l'ho sempre trovato un dato caratteristico del suo modo d'essere, del suo modo di parlare, del suo modo di relazionarsi e anche del suo modo di rapportarsi alla dimensione popolare. Cioè, da uomo di sinistra, da uomo progressista, è sempre stato schierato dalla parte del popolo,
per usare un eufemismo, un po' una semplificazione un po' eccessiva, ma non è mai stato dalla parte della plebe, cioè non ha mai incoraggiato quelle derive che oggi si direbbero populistiche, ma che da sempre sono presenti, da Masaniello in poi sono presenti, e che molti intellettuali e molti anche uomini politici di sinistra con cui hanno flirtato, e lo stanno anche facendo ancora adesso. Lui non l'ha mai fatto. Lui ha sempre avuto un'idea di una dialettica tra chi è conoscitore e portatore di cultura in rapporto con chi ha le ragioni e in qualche modo anche l'occasione, la collocazione storica di rappresentare i bisogni, le esigenze del popolo. E c'è ancora una cosa che voglio dire, tornando alla questione del partigiano. Ci separavano una generazione, 23 anni, quindi voglio dire, io non ho nessuna testimonianza diretta del suo, della sua vita e della sua militanza del periodo della Resistenza. È tutto di seconda mano, ottime mani, ma sempre di seconda mano. Quello che invece io ho verificato di persona è il suo ripercorrere, che è diventato sempre più stringente col passare degli anni verso la fine, del ritornare a quegli anni, del ritornare a quelle esperienze, del ritornare al suo essere partigiano. E in questo c'era una dimensione che è stata ricordata molto bene da chi mi ha preceduto, del sentirsi l'obbligo, il dovere morale da sopravvissuto di ricordare quelli che non c'erano più nelle forme possibili, cioè questa idea di questa sorta di pantheon immateriale dove ricordare, ricoverare, diciamo, la memoria dei suoi compagni di avventura. Evidentemente era un elemento molto pressante, ma secondo me non c'era solo questo, c'era anche qualche cosa di più, come dire, di più legato all'esperienza umana verso la fine della vita, quando tutti ritorniamo in qualche modo a chiudere un po' il cerchio delle esperienze, dei significati, e in questo, come dire, era anche questo ritornare alla Resistenza, secondo me era anche ritornare alla giovinezza, con le nostalgie, con i rimpianti, ma anche con una coscienza, che è quella che in qualche modo questa giovinezza, raccontabile forse con l'espressione di Beppe Fenoglio, primavera di bellezza, fosse contemporaneamente la sua, ma anche quella della Repubblica per cui si era così impegnato. Bene, ringrazio davvero Mario Virano e insieme tutti la serie dei primi quattro oratori per aver aiutato a tracciare appunto facce diverse di un
ritratti diversi di una persona chiaramente complessa e poliedrica. Adesso, come aveva accennato Sergio prima, possiamo chiedere a qualcuno del pubblico se volesse aggiungere qualche parola su questo particolare aspetto. Lascerei, intatta la suddivisione uomo partigiano e poi professore politico. Se c'è qualcuno che vuole aggiungere sul Franco Berlanda, diciamo così, uomo e partigiano, possiamo dargli la parola subito, altrimenti passiamo direi direttamente ad Elena Andreacchio e al video. Credo che Elena Andreacchio sia collegata, cioè la vedo collegata. Due parole di introduzione. Elena è un architetto che sta finendo una specializzazione qui al Politecnico e da qualche tempo sta lavorando sugli archivi, ma in particolar modo lo sta facendo usando lo strumento del video. E quindi quello che ci faceva piacere avere da parte sua è una testimonianza, non avendo conosciuto papà direttamente, invece sulle fonti indirette. Esatto. Io la vedo collegata, ma dovrebbe lei condividere il video. Non so se... Mi sentite? Ecco. Mi sentite? Questo. Certo, perfettamente bene. Ok, salve, buongiorno a tutti. Allora... le parole dell'architetto che mi ha preceduto sintetizzano bene l'esperienza dell'archivio, perché fisicamente possiamo vedere questa forma, questo nocciolo di cui parlava, in una piccola cartelletta gialla intitolata Myself, in cui ci sono i suoi scritti. Quelli posso soltanto chiedere con una voce un po' più alta, perché il salone d'onore... Ok, no. Grazie. Ecco, perfetto, più vicino al microfono, ecco, sì. Magnifico. Ok. Grazie. Grazie. Noi vediamo lo schermo adesso, lo schermo del computer, il desktop. Ok, allora posso andare con la presentazione. È un PDF? Sì. Ok. Fondo che si trova al Politecnico di Torino, negli archivi della Biblioteca Roberto Gabetti. È un fondo in cui ci sono diverse consistenze. Ci sono sia i progetti dell'architetto e poi, in particolare quello che mi ha colpito, degli scritti che riguardano le sue varie attività, riguardanti il suo impegno, che si tramutavano in scritti per convegni, didattica, fotografie, viaggi, progetti, pensieri, e poi ho pensato a questa immagine di un fiore perché mi sembrava un po' troppo forte mettere per la sua parte per la sua storia da partigiano. L'archivio si trova, come ho detto, al Politecnico di Torino e ha una consistenza diversa e troviamo anche in particolare anche proprio la sua attività d'architetto. È stato versato il primo deposito del 1997 quando lavorava ancora a Venezia, e il primo versamento sono i progetti che realizzò con Gino Becker. Sono i progetti realizzati tra gli anni 50 e 60. Poi ci sono i disegni del complesso scolastico del Barocchio, e delle case popolari e tanti altri progetti. Come dicevo prima, trovate tutto quanto su internet, Castello del Valentino, e trovate il Fondo Franco Berlanda. Perché studiare il Fondo Franco Berlanda?
perché è una straordinaria occasione di ripercorrere la storia della nostra della Repubblica dall'inizio, da quando proprio non c'era. Ok, vado avanti. E mi è sembrato, tra le varie carte che ho trovato, in questa cartelletta gialla, che è il nocciolo, secondo me, dell'archivio, c'è uno scritto in cui lui dice perché continuare a scrivere e a raccontare la sua vita. E lo raccoglie in 3 punti. Primo punto, sono tra coloro che si sono impegnati direttamente, posso quindi testimoniare. Secondo punto, ho passato un po' di tempo a osservare la materia urbanistica e a confrontarmi con altri che si occupano dell'argomento, con varie specializzazioni storici, economici. Posso tentare di trasmettervi in parte le mie osservazioni. Terzo punto, infine, posso contribuire ad attribuirvi nel decidere come comportarvi in vista del prossimo futuro? Per questo è soprattutto compito vostro, dei miei nipoti, che devono decidere autonomamente, a rischio di sbagliare, ma se hanno organizzato il loro lavoro, se ne accorgeranno in tempo e potranno col monitoraggio sottoporre i loro programmi a un continuo aggiornamento. Va bene. Allora, in particolare ho realizzato un piccolo corto sul monumento al Montoso, e quello che mi ha colpito, sia dell'archivio che del monumento, che l'osservatore cambia l'oggetto, che è quello che diceva prima. Questo approccio un po' quantistico è molto complesso. Questo è uno dei progetti che potete trovare all'archivio. Va bene, questo sono i ringraziamenti perché mi è stata data l'opportunità di parlare con persone che lo hanno conosciuto. E un ringraziamento a Erika Maria Bodrato che mi ha fatto conoscere questo argomento. Ok, io andrei con il video.
Perfetto, ringrazio moltissimo Elena Andreazio. Ringrazio moltissimo per questo contributo molto, molto bello e toccante, che tra l'altro mi dà la possibilità di scivolare, diciamo così, dalla prima alla seconda parte, grazie alle parole di una persona che ovviamente ha conosciuto Franco Berlanda sia come uomo e partigiano, sia come professore politico. E questa persona, che oggi non può essere con noi, che non può essere con noi perché nemmeno virtualmente, perché ha un collegamento un po' debole dove si trova, è ovviamente Aimaro Isola. Aimaro ha conosciuto a lungo Franco, ovviamente, e qualche giorno fa ci ha segnalato, l'avevamo letto nel 2019, però ci ha segnalato un piccolo suo toccantissimo scritto pubblicato anche online per Inarc Piemonte. E mi ha pregato, appunto, non se la sentiva grazie all'instabilità del segnale da Bagnolo, mi ha pregato di leggere qualche passaggio, e credo stia molto bene con le immagini di Montoso che abbiamo visto. Quindi queste sono le parole di Aimaro Isola su Franco. Franco Berlanda è un landmark in molti modi. Certamente lo è stato per la sua statura, che lo portava ad eccellere sui presenti, poi perché probabilmente nei piani urbanistici segnava attentamente i landmark, e anche perché nei dibattiti era duro scoglio o torre, sempre però visibilissimo segno nelle nostre nebbie. Aula dei tecnigrafi, fine degli anni 50, dopo 8 ore frenetiche bisognava consegnare il progetto che l'indomani il grande professore Muzio avrebbe corretto. Gli assistenti, Becker, Berlanda, Dolza, Casalegno, circolando guardinghi tra i banchi, consigliavano, incoraggiavano, sconsigliavano, demolivano. Berlanda, dall'alto della sua statura, individuava facilmente i più bisognosi. Per noi, un po' ignorantelli, le sue parole sembravano un po' enigmatiche, ma noi cercavamo di interpretare i messaggi degli occhi, più o meno severi, della bocca, più o meno sorridente. Come sempre avviene nelle nostre accademie, e i saggi consigli degli assistenti poi venivano puntualmente smentite dalle correzioni severissime di Muzio. È forse da allora che ho cercato la mia autonomia architettonica, libero da complessi edipici, ma con una certa pietas nei confronti dei maestri. Un giorno, venuto a sapere che avevo partecipato alla Resistenza, mi ha preso da parte nell'aula e mi ha raccontato le sue avventure di allora. Mi ha mostrato la storica fotografia nella quale si vede lui, Grigia, questo è il nome di battaglia, che spicca altissimo landmark, sfilare in una Torino appena liberata, comandante armato, visibilissimo, alla testa dei suoi partigiani. Quei giorni anch'io ero lì, il più giovane garibaldino, così mi chiamava il comandante Barbato. Quella stessa fotografia è ripresa in un grande foglio a stampa che un giorno mi aveva portato nello studio, un grande foglio che illustra le sue molte avventure. Cambio di scena, Girolata, Corsica. Baia allora inaccessibile da terra, nota a pochi naviganti. Mentre su di un gommone ci avviciniamo, nella notte, alla spiaggia affamati e attirati dalle luci di una trattoria, davanti a noi appare nel buio un landmark, scoglio o persona, che subito si rivela il Berlanda. Ritto come Caronte, su un canotto completamente sgonfio. Poi cibo, vini, racconti mirabolanti di viaggi, di architetture, di Le Corbusier, di Picasso. Ancora lo incontravo in qualche convegno, sovente tutti e due un po' annoiati. Poi ci trovavamo lassù, al Montoso, dove aveva progettato il Monumento alla Resistenza, un grande landmark di pietre. Lì con Pinna Pintor ascoltavamo e commentavamo i discorsi di rito. E perché non fare, ci dicevamo, una pubblicazione delle sue e delle mie pietre, landmark che abbiamo ammucchiato per segnare i luoghi della memoria, i paesaggi dei nostri tempi? Sorrideva con gli occhi, ma non con le labbra. Fra qualche giorno spero di ritornare lassù al Montoso, anche se molti landmark, così come le vecchie querce, stanno silenziosamente scomparendo. E questo era Aimaro Isola. Con queste bellissime parole di introduzione, cominciamo la seconda parte. E chiamerei l'amico e collega Guido Montanari
per introdurre quest'altra doppia faccia di Franco Berlanda, professore e politico insieme. C'è un tema ricorrente, naturalmente Guido lo incarna perfettamente. Si può essere professori e politici insieme? Ha un senso ancora oggi parlare di questi temi? Sono temi, devo dire, un po' trascurati, vogliamo dire, nell'Accademia odierna. E forse magari anche il ricordo di Franco Berlanda ci può aiutare a riportare al centro del dibattito dei temi importantissimi. Sì, Guido Montanari è professore di storia dell'architettura, qui lo sapete tutti quanti. Grazie Sergio, grazie a Tomà, a tutti gli organizzatori e a tutte e tutti voi presenti. Effettivamente io ho conosciuto Franco proprio nel corso della mia attività didattica, perché abbiamo iniziato a incrociarci, ho scoperto questo archivio che non era ancora conservato a quel tempo, e invitai una giovane studentessa, Elena Greco, a frequentarlo per scrivere quella che poi sarà diventata la sua tesi, che era una storia del PC, del Partito Comunista Italiano, a Torino in relazione al tema della casa e dell'urbanistica, che lei condusse proprio con questo dialogo con già l'anziano Franco. Poi con Franco è stato molto divertente il nostro rapporto, e io ho portato qui questa cartelletta verde perché qui sono raccolti tutti i vari messaggini che ci mandavamo ogni tanto su frammenti di lettere, contestazioni. Lui mi seguì poi un po' nella mia breve carriera politica, sempre contestando, sempre dicendo fai così, fai cos'ha, no, non va bene. Allora ci si sentiva, e lui quando rispondeva al telefono era già stato il Berlanda, e allora gli dicevo: comandante, allora va male, non devi fare questo, devi fare quell'altro. E il dialogo era sempre molto divertente, ma soprattutto molto arricchente. Allora ho provato, per venire qua, a fare una breve scaletta, se vogliamo, cronologica delle sue attività. Ma effettivamente, come è stato detto, è difficilissimo separare l'attività del docente da quella del progettista, da quella del politico, da quella dell'urbanista. Cioè, è impossibile. Allora io provo soltanto a estrapolare qualche elemento. Allora, per esempio, l'insegnamento. Ma è stato già detto, Franco ha sempre insegnato, ma ha insegnato ancora prima, mentre andava all'università. Lui faceva professore di disegno in corsi professionali, e dunque era già impegnato su questo settore. Durante l'attività universitaria lui era membro della cellula comunista universitaria e andò al CIAM di Bergamo, al settimo, dove conobbe naturalmente De Carlo e i vari grandi organizzatori del tempo, ed era, come dire, di nuovo un impegno culturale e politico al tempo stesso. E poi già lui si laurea nel 49, si laurea con Muzio, lo sappiamo, poi ne diventa assistente, quindi la sua è un'attività didattica già da subito, già mentre era studente. Fra l'altro al CIAM lui ci va come rappresentante degli studenti, si era appena laureato, però continuava ad avere ancora questo ruolo un po' di studente, anche forse per mantenere un po' un ruolo secondario. E nel 50 lo troviamo già nell'Ordine degli Architetti, nell'Istituto di Architettura Montana, nell'Istituto Nazionale di Urbanistica, sempre collegando interessi anche diversi, quindi la montagna, l'urbanistica, l'architettura. Poi è protagonista in un paio di concorsi sul centro di Torino dei primissimi anni 50, sull'area culturale che adesso è occupata da Cavallerizza, alle Porte Palatine. E poi, per esempio, lui si schiera subito in sostegno di due giovani architetti non torinesi che vincono a sorpresa la realizzazione della Galleria d'Arte Moderna, ed è tra quelli, non tantissimi a Torino tutto sommato, che ritengono questo progetto molto interessante e lo sostenne. Poi ancora possiamo seguire la sua attività, è stata riportata nell'ambito dello IACP, dell'Istituto Autonomo Case Popolari. Di nuovo, quella è stata una vicenda che legava strettamente l'istituto con la vicenda Ina Casa. Ina Casa è stata una esperienza italiana straordinaria che ha visto collaborare sul tema dell'edilizia popolare circa il 50% dell'intera famiglia dei progettisti del tempo.
erano circa 2.000 i professionisti coinvolti in casa, in totale erano circa 4.000 tra architetti e ingegneri in Italia. Una vicenda che ha visto le migliori teste, i migliori saperi, le migliori consapevolezze e conoscenze su un tema che adesso è ritenuto del tutto secondario, appunto, che è la casa popolare, tema sul quale peraltro lui si era laureato dialogando con Marescotti, che non solo aveva fatto dei progetti di casa popolare, ma poi ci hanno anche andato ad abitare dentro. I nostri architetti contemporanei fanno le case per i poveri, ma poi non ci vanno ad abitare, evidentemente non le ritengono sufficienti per la loro vita. Poi ancora scriveva nel 1956 un testo molto interessante sui livelli minimi, pubblicato sulla casa. E ha una serie di premi già negli anni 50, un viaggio in Cina, e inizia a lavorare anche sui temi dei piani regolatori per la Valle d'Aosta, per Val Tournanche e via così. Con Astengo naturalmente ha un dialogo molto fitto, molto importante, e nel 59 finalmente ottiene la libera docenza, con la quale inizia a fare alcuni corsi a Torino. Però, ripeto, non voglio separare questo, perché nel 61 lo troviamo in un articolo molto interessante scrivere, tra i pochi, in modo molto negativo di Italia 61. Una vicenda che lui vede come grande opera sostanzialmente inutile, che non dà soluzione ai problemi del degrado di quella zona sud di Torino, dove denuncia Palazzo del Lavoro come un'opera di straordinaria ingegneria ma assolutamente inutile, difficile e riutilizzabile. E infatti direi che i tempi e gli anni ci hanno dato ancora una volta ragione a lui. Era eletto in consiglio provinciale, da questa sua posizione ha espresso diverse critiche all'urbanistica del tempo. Per esempio nel 59 fu insieme ad Astengo colui il quale votò contro il piano di Rigotti del tempo, che vedeva come un piano molto orientato alla difesa dell'interesse privato, della speculazione, se vogliamo usare questo termine, sulla città. E anche in questi anni 60 è anche impegnato sui temi del paesaggio, sui temi della natura, e nel consiglio di amministrazione del Parco del Gran Paradiso realizza con Gino Becker nel suo studio alcune opere di edilizia e di architettura rivolta alle scuole, quindi ancora una volta un tema assolutamente sociale. Diverse sono le scuole degli anni 60. Poi ci sono una serie anche di viaggi, e tornando alla didattica, lui diventerà finalmente docente nel 68, ma a Palermo. Ancora una volta Torino non è stata così generosa con i suoi figli bravi, e dunque insegnerà molto brevemente a Torino tra il 72 e il 74, poi andrà a Venezia dove otterrà l'ordinariato e sarà attivo sia come docente di urbanistica e poi come direttore del Dipartimento di Urbanistica fino al 95, quindi proprio veramente fino a tanto. E poi ancora lo troviamo impegnato è stato detto prima, con Mario Virano in diverse istituzioni di altissimo livello di dibattito intorno alla città, al territorio, al piano territoriale della provincia di Torino, all'osservatorio TAV, eccetera. Provo, ma proprio molto così, grandi spanne, a elencare alcuni dei temi sui quali Franco si è particolarmente battuto, proprio da conoscitore della materia. Lui ha espresso sempre posizioni molto critiche sui piani regolatori e sull'urbanistica del tempo, e su questo tema ha sostenuto fino all'ultimo che in Italia c'è bisogno di una legge urbanistica che ancora aspettiamo. Trovava addirittura interessante come è le leggi del 39, ma poi da lì in poi non ha mai ritenuto che le leggi urbanistiche attuali fossero in grado effettivamente di caratterizzare la tutela del territorio e gli interessi dei lavoratori e della società più in generale. Politica dei trasporti pubblici, un altro tema sul quale si è spesso più volte in varie occasioni. La difesa del servizio sanitario nazionale. Le politiche pubbliche per i migranti. Negli anni 60 lui si espresse più volte, mi sembra un tema molto attuale, proprio per
avviare politiche di accoglimento, di accoglienza forse meglio, di persone che emigrano. A quel tempo non si parlava tanto di migrazioni da diciamo est europee, extraeuropee, ma piuttosto di migrazioni interne, e dunque lui sosteneva la necessità di accogliere e di fornire servizi e opportunità alle persone in arrivo. E tra quelli che negli anni 60, e non erano tantissimi, prese le distanze dalla celebrazione del boom economico, quindi sottolineandone anche gli aspetti tragici per una società che aumentava le sue diseguaglianze, che molto spesso non ripartiva la ricchezza, e queste analisi che lui faceva le trasferiva direttamente sul territorio, sulla città, che sono, come dire, lo specchio più evidente delle discriminazioni che avvengono anche nella politica e nella società. E difese invece il tema dei piani regolatori, in un periodo in cui negli anni, verso gli anni 70, si iniziava a vedere il piano come una cosa troppo costrittiva. Fu sempre attento al tema della casa per i lavoratori, fin dalla sua laurea, l'ho detto, fino agli ultimi giorni. Ancora ricordo che mi diceva: ma facciamo qualcosa per la casa, facciamo anche solo delle case provvisorie, usiamo il legno con materiale riciclabile e sostenibile, facciamo anche operazioni provvisorie. Io ero un po' più scettico perché avevo molto presente il tema del consumo di suolo, lui su quello aveva una formazione diversa, diceva bisogna costruire perché bisogna dare case a chi ne ha bisogno, ma su quello noi ci confrontavamo anche con posizioni diverse talvolta. E poi ancora il tema del paesaggio, lui l'aveva affrontato tante volte nel corso della sua presenza in consigli di amministrazione, nei piani territoriali eccetera, ma io lo trovammo alleato nella lotta contro il grattacielo di San Paolo a Torino, che trovavamo un gruppo di persone assolutamente antitetico al paesaggio torinese. Lui ci supportò più volte, anche aveva suggerito di fare un finto grattacielo sollevato da palloni per vederne l'impatto, quindi far capire ai cittadini cosa ne sarebbe venuto fuori. Adesso lo vediamo, quindi ognuno può farsi le sue idee. Ha spesso discusso proprio negli anni post olimpionici, nei quali c'era questa esaltazione della costruzione della città, ha sempre difeso la qualità contro la quantità, sostenendo che non basta costruire tanto, bisogna costruire bene, il che non è una cosa facile, e purtroppo a Torino non abbiamo avuto tanti esempi di buona qualità dell'architettura in questi ultimi 20 anni. E dunque la sua è una militanza costante, qualcuno l'ha detto prima di me e lo ringrazio, perché non si può scindere la persona, il politico, il docente, il professionista, l'architetto, l'urbanista, eccetera. È una persona che veramente ha messo insieme tutti questi cose, tutti questi aspetti, in un modo che per me resta scuola, resta testimonianza a cui, come dire, qualche volta ho cercato di riferirmi. Grazie. Grazie mille. Grazie mille a Guido Montanari, e adesso abbiamo con noi Giorgio Ardito, che ovviamente molti conoscono, prego sempre le mani e il microfono con mascherina, e che è stato uno dei protagonisti della vita politica torinese e nazionale, protagonista del passaggio dal PC al PD, in tutte le sue PDS. PDS e in tutte le sue varianti. Grazie. Grazie di avermi invitato, e ritengo per me un onore essere stato chiamato a parlare di Franco Berlanda qui. Io ho incontrato, più che conosciuto, per la prima volta Franco Berlanda nel 1964 nel negozio Domus Collezione in via Carlo Alberto, perché mi dovevo sposare, dovevo comprare dei mobili, mi avevano detto che lì c'erano i mobili alla svedese, no? Così si diceva in modo popolare, no? E ricordo che questo negozio, vidi questo bel signore alto, occasionalmente mi fu presentato da Bianca, no? E stop. Poi per anni non ho più avuto modo di conoscerlo. L'ho poi visto alcune volte
al partito comunista. Io ho cominciato a fare il funzionario del Partito Comunista nel 1967, ma erano incontri occasionali. C'era un tratto di Berlanda in tutti questi incontri, l'estrema e anche sbrigatività, no? Gentile e sbrigativo insieme, una battuta sempre, e un interesse molto ampio ai temi. L'ho poi rincontrato quando Mario Virano l'ha chiamato a collaborare per rendere più ecosostenibile l'autostrada Torino-Bardonecchia e anche più bella, no? Con l'idea di collocare una serie di opere d'arte lungo l'autostrada, idea che però purtroppo poi, scaduto il mandato di Mario Virano, è stata lasciata morire. Ricordo che con Berlando facemmo parecchi incontri col Museo d'Arte Contemporanea di Rivoli, con la GAM, eccetera, per cercare di capire se era possibile costruire un bando internazionale per queste... E lì cominciai a frequentarlo, anzi, cominciamo a frequentarsi e divenne un uomo di famiglia, di fatto. Conobbe mia moglie, mie figlie, portava sempre dei regalini alle figlie e cominciai a conoscere questo personaggio, questo umanista pieno di interessi in ogni campo, di curiosità. Mi interrogava continuamente sulla vita di partito. Io oramai avevo smesso la mia funzione di dirigente a tempo pieno del partito, facevo altre cose, rimanendo ovviamente attivo nella politica torinese, e ho avuto l'onore di fargli assieme a Malcolm in Audi, spesso da autista. Io mi fregiavo del titolo di autista ufficiale di Franco Berlanda, perché lo portavo ai convegni, alle riunioni, ai dibattiti, e imparai a conoscere pezzi della sua vita. E lui è stato, tra l'altro, dopo il 45, dopo la liberazione, il direttore della scuola Convitto Rinascita, cosa che nessuno sapeva nel partito, no? L'amministrazione provinciale di Torino, in cui lui è stato consigliere, come qui è già stato ricordato, ha fatto un bel volumetto su questa esperienza, ed era una scuola di quadri a tutto campo, veniva chiamata scuola politecnica addirittura, no? Perché gli insegnamenti tendevano a individuare quali erano le frontiere del sapere nei vari campi, si trattasse dell'arte contemporanea, dell'architettura, della scienza, della letteratura, cioè insegnare ad avere curiosità per ciò che si muove alle frontiere del sapere. E fu una scuola quadri straordinaria in cui si formarono moltissimi dirigenti del Partito Comunista, che divennero poi amministratori importanti dei comuni dell'area metropolitana di Torino, con cui tra l'altro Berlanda continuò a mantenere un rapporto. Penso, non so, Gattini, Manzi, Luciano Rossi, eccetera, eccetera, che furono sindaci importanti dei comuni della cintura. In questa frequentazione io ebbi modo di registrare due ossessioni di Franco, del Berlanda. La prima, che qui è già stata ricordata, ma la voglio sottolineare, il dramma di chi comanda e deve mandare persone a morire.
Questa cosa me l'ha ricordata reiteratamente più volte. E credo fosse alla base questa ossessione della sua reticenza nel raccontare sue storie della resistenza. Ricordo che Boccalatte, che dirige l'Istoretto, l'Istituto Storico della Resistenza, ha fatto una fatica enorme per intervistare lui e Cominotti, perché lui era reticente. Io tentai di organizzare degli incontri con dei giovani, uno lo organizzammo alla Casa del Quartiere, qui in San Salvario, perché lui raccontasse le sue storie, tergiversava, perché era una grande sofferenza raccontare queste storie. Ho scoperto ieri, mi ha telefonato Vicky Franzinetti per dirmi che c'è un video, un'intervista di Marco Pinapinto, tra l'altro, no? Con l'intervistatrice Franzinetti, di cui non avevo conoscenze, tra l'altro penso che sarebbe bello recuperarlo, però Marco Pinapinto è a Roma e non sono riuscito a metterci le mani, l'ho saputo ieri, entro questa mattina. Ma è un documento rarissimo, fatica enorme a cercare di portarlo nelle occasioni canoniche, 25 aprile, eccetera, nelle scuole a parlare dell'esperienza partigiana, impossibile praticamente, impossibile. L'altra ossessione estremamente positiva, il ricordo, l'esigenza del ricordo. Lui aveva il timore che si dimenticasse l'esperienza di lotta per la libertà, per le libertà. Si discuteva delle libertà individuali e delle libertà collettive, liberi di e liberi da. E questo timore che ci fosse la smemoratezza. D'Ottavio ha già ricordato questa cosa dei boschetti e la sua idea era molto strutturata e non ci abbiamo provato, ma non siamo riusciti a portarla avanti. Mentre grazie a un'opera davvero molto intensa di Malcolm Einaudi si è realizzato il monumento ad Alpette. Quest'altra cosa è ancora lì in alcuni documenti dell'AMPI, l'idea di in tutti i luoghi in cui ci sono stati eccidi di partigiani, fare un bosco della memoria come mi portò un giorno, anzi ci fece portare un giorno al Parco della Rimembranza per vedere, no, i paletti con le targhette, con i nomi dei caduti della Prima Guerra Mondiale e sua idea di fare una cosa analoga in tutti i luoghi in cui c'erano stati episodi partigiani con i nomi dei caduti, il bosco, eccetera, eccetera. Complessa realizzazione, discusso con alcuni sindaci, chi ne fa la manutenzione, eccetera. Sono una serie di ostacoli burocratici, organizzativi ed economici, non ha consentito di portare avanti questo progetto, ma è ancora lì sulla scrivania dei responsabili dell'AMPI, non è detto che un domani non si riesca a farlo decollare. Ultima questione che vorrei toccare. Berlanda era un uomo di una grande, a mio parere, modestia personale. Ha conosciuto alcuni dei più grandi intellettuali del Novecento. Negli anni 50 andava da Picasso a prendere il disegno della colomba che poi veniva pubblicato in prima pagina sull'Unità, no? E si facevano anche un po' di litografie, venivano vendute per finanziare il giornale. Io ho tentato di capire qualcosa di più dei suoi rapporti, eccetera. Cioè, vabbè, si andava lì, si beveva un bicchiere, cioè, con una... altri avrebbero costruito un monumento su una storia di quel tipo. No, lo raccontavo con una naturalezza, con una scioltezza.
assolutamente umile e modesta, e contemporaneamente aveva una forza e una serie di ideali straordinarie. Allora io credo che tutti noi dovremmo raccogliere comunque questa sua ossessione del ricordo. Questo mi sembra la cosa più importante, il lascito più importante di Franco, assieme alla sua curiosità generale, alla sua capacità di essere un moderno umanista. Grazie. Grazie mille. Grazie mille anche a questo bellissimo ricordo di Giorgio Ardito. E chiamerei Paolo Gandolfi a parlare. Paolo Gandolfi è un uomo politico, naturalmente, ma è stato anche allo IUAV un allievo di Franco Berlanda, perché appunto c'è questa doppia dimensione che poi si ripercuote anche sulle biografie personali di molti di noi. Sì, intanto grazie dell'invito, perché è stato veramente emozionante scoprire di poter venire in questa occasione a ricordare Franco Berlanda. Il rapporto politico mio con Franco Berlanda in realtà non esiste, nel senso che io l'ho conosciuto da professore. Franco Berlanda non è stato un mio professore, cioè io non ho fatto nessun corso con lui, ma è stato il mio professore, nel senso che a un certo punto all'interno di un percorso, all'interno dello UAV, c'è stata una sorta di affiliazione, di scelta, forse reciproca, comunque sicuramente da parte mia, che ha portato a costruire con lui un rapporto specifico. E un primo elemento che vi testimonio e che ho raccolto soprattutto ascoltando ciò che è stato raccontato oggi, è che dalla mia finestra di studente, quindi al di là del fatto che il mio rapporto con Berlanda era, lo dico senza falsa umiltà, era dal basso verso l'alto, cioè io ero effettivamente uno studente che guardava il professore con tutta la distanza e il rispetto che almeno, so se è ancora così, ma ai tempi c'era nel rapporto. Ma soprattutto l'ho conosciuto per l'esperienza veneziana. Per i 5 anni con cui ho avuto occasioni di fare cose, abbiamo fatto viaggi, eccetera, io non ho mai avuto da lui un racconto sulla sua storia precedente. La sua vita torinese per me era praticamente sconosciuta. Molte delle cose che sono state raccontate oggi per me sono stati degli elementi anche di conoscenza che non possedevo. E tra l'altro avvengono in una forma, come la questione politica, dove è come se si ricongiungesse un filo che non era collegato, che non avevo mai messo insieme. La mia attività politica è tutta successiva e, tra parentesi, è un breve tratto della mia vita, perché in realtà tratto professionale, qui c'erano presenti prima Giorgis ed Ottavio, che erano nei colleghi in Parlamento nell'ultima legislatura, e anche questo non mi stupisce di aver trovato loro in una qualche misura, visto che eravamo anche parte di una sorta di minoranza della minoranza, beh, in quel momento non era neanche minoranza, però parlando della storia politica del PC, in una qualche misura anche a Venezia, anche allo UAV, ci siamo ritrovati, forse perché eravamo minoranza di una minoranza, cioè eravamo un po' dei rompiscatole all'interno di un sistema che ci guardava anche con una certa distanza. Da questo punto di vista c'era il primo episodio, proprio che ce l'ho freschissimo nella memoria, nonostante gli anni passati, che risale probabilmente all'85 o giù di lì, quando io ero al primo anno di università, che è la prima volta che ho visto Franco Berlanda in vita mia. Non sapevo neanche che fosse un professore dello UOF, perché eravamo sull'imbarcadero dei vaporetti di Venezia, come ci si muove a Venezia, e stava arringando i cittadini relativamente allo sciopero dei dipendenti della CTV, che siamo a metà degli anni Ottanta, quindi, e questa cosa mi sorprendeva, perché cioè, trovare un personaggio già così chiamativo dal punto di vista della fisicità e della visibilità, no? Quindi interessante, e che stava, ma la cosa che mi ha sorpreso è poi scoprire che era un professore della mia università, quindi da partire da questa curiosità
l'ho ritrovato con la stessa forma, diciamo così, con la stessa vis di contestatore nella prima occupazione, nella prima grande assemblea e grande occupazione che ci fu, essere l'unico dei professori presenti, e già i professori presenti significavano coloro che in una qualche misura volevano stare in dialogo con gli studenti in assemblea, in occupazione, a contestarci duramente, cioè a contestare duramente la leggerezza con cui, ribadisco, siamo a metà degli anni Ottanta, quindi tutto ciò che probabilmente per lui è stata lotta politica, tutto ciò che per lui è stato conquista, bisogna che ci ricordiamo che in quel periodo forse era diventata maniera in certi versi, e questo lo riconosco anche sull'attività studentesca all'interno dell'università. E quindi era da arguirci su questo, cioè essere a non essere degli sciocchi interpreti semplicemente di un ruolo all'interno di un gioco delle parti dentro l'università. Da lì poi è partita la curiosità, che in realtà ha trovato il suo punto di avvio nel fatto che al mio primo esame di urbanistica, fatto con Paola Somma, una straordinaria professoressa, lui era uno dei membri della commissione ed è stato l'unico esame nella mia storia universitaria con presenti tutti e tre i membri previsti per gli esami universitari. Uno di questi era Franco Berlanda, a dimostrazione che mi ero infilato in una piccola enclave di rigore anche nel rispetto di quelle che sono o che erano, non so se sono ancora in vigore, le regole fondamentali, per esempio semplicemente anche per l'esecuzione degli esami universitari. Ovvero in nessun altro esame ho mai avuto più che il professore o l'assistente che mi faceva l'esame di fronte a me, quindi la dimostrazione è che c'era qualcosa. Da lì è partita un po' poi tutta l'avventura insieme, da sempre studente e professore, che ci ha condotto fino, diciamo, l'ultimo episodio è stato la mostra dei 50 anni della legge urbanistica, che è stata fatta appunto a Catrona, allo UAB, con cui ho dato una mano, poi si è stati a Newcastle, dove ho cominciato a scoprire alcuni dei suoi riferimenti dal punto di vista anche della cultura progettuale, della cultura urbanistica e tante altre cose. Quello che mi ha sempre colpito è che lo UAV, che era una grande università come il Politecnico, però in quel caso una monofacoltà di architettura, quindi diciamo tutta dedicata all'architettura e all'urbanistica, aveva, per noi studenti era anche inizialmente difficile comprendere, però aveva all'interno della disciplina urbanistica due dipartimenti, il Dipartimento di Urbanistica e il DAES, Dipartimento Economia, Ricerca Sociologica del Territorio, adesso forse l'acronimo potrei anche averlo dimenticato. E dentro questi due dipartimenti c'erano probabilmente, lo dico perché io non ho avuto la possibilità di andare a fondo, di conoscere esattamente quali fossero le dinamiche, però anche due, probabilmente visioni diverse, due ruoli diversi all'interno dell'università. E anche in questo caso il fatto che il professore fosse il direttore del Dipartimento di Urbanistica non era un elemento casuale. All'interno di un'università, lo UAV, in cui il dipartimento, il DAEST, era sostanzialmente l'elemento di guida. Da lì venivano Marino Folin, che è stato poi rettore dello UAV, Paolo Ceccarelli, che è stato precedente il direttore, Francesco Indovina e tanti altri personaggi. E ho sempre vissuto, senza comprenderlo bene, il conflitto che esisteva sotto traccia su questioni evidentemente di natura prevalentemente accademica. E l'ho sempre visto dal punto di vista di Berlanda, quindi dal punto di vista della... Ho capito, ma forse mi sbaglio, questo lo lascio a persone che dal punto di vista disciplinare l'hanno conosciuto meglio, che forse di mezzo c'era qualcosa relativamente alla storia, alla presenza di De Carlo a Venezia e di come De Carlo se n'è andato da Venezia e dei rapporti tra di loro e poi anche su come si interpretava. Certamente l'opportunità del Dipartimento Urbanistica, quello che dirigeva Franco Berlanda, era anche quella di avere un approccio all'urbanistica che era più vicino al tema del progetto della città, del progetto non solo architettonico, perché quello sarebbe un po' limitativo, però insomma dell'idea progettuale. E questo è stato sicuramente un altro fattore di grande interesse nei suoi confronti.
la vita all'interno dell'università era molto, assorbiva moltissimo, in questo senso forse la possibilità per me di aver avuto una persona che mi aiutasse anche un po' da guida è stato veramente una fortuna. C'era un'altra caratteristica che ho poi rielaborato a seguito. Nel rapporto tra docenti e professori, spesso, oltre che un'affinità magari culturale o di natura disciplinare, soprattutto per chi come me ha avuto poi dei ruoli, io sono stato presidente del Senato degli studenti, membro del Senato accademico, eccetera, quindi diciamo per chi ha dei ruoli anche di visibilità all'interno dell'università stessa, si traduceva spesso anche in una forma di... per rimanere legato all'università, non dico necessariamente per fare la carriera accademica, perché su quello io in una qualche misura avevo già deciso da tempo che non sarebbe stata la mia scelta preferenziale, però c'era questa cosa. Ecco, io ho sempre avuto la sensazione che lui non amasse che gli studenti lo circondassero, lo avvicinassero con il retropensiero di essere semplicemente poi dopo in una qualche misura seguiti per una futura carriera accademica. E anche questo un po' mi ha dato molta confidenza in lui, ha costruito molto il rapporto di fiducia e mi ha aiutato diciamo, ad acquisire quello che a me è sembrato un rigore raro nella gestione dei rapporti e dei comportamenti anche all'interno del microcosmo dell'Accademia dello UAP. Insomma, per concludere veramente, il contributo, io non, come vi ho detto all'inizio, non vi potevo raccontare molto di più di quello che è stato il rapporto tra uno studente e un professore, che per me era appunto molto distante dal punto di vista della sua storia e della sua... Però il contributo è stato prevalentemente di questa natura, di natura etica. Adesso lasciamo stare Biker, Erskine, De Carlo, tutto ciò che mi ha aiutato a comprendere, però è stato prevalentemente sotto il profilo etico. Non so se sono stato un capace allievo, quindi non posso testimoniare per me, sto solo testimoniando quello che è stato il suo contributo nei miei confronti. E di questa cosa ne vado piuttosto fiero. Tra parentesi, lui non aveva neanche nei miei confronti la percezione che io avessi una propensione politica, quindi che poi dopo potessi avere anche successivamente una parentesi in quel senso. Era prevalentemente, se non esclusivamente, un rapporto di natura umana basato su questa cosa, sul fatto di essere lui probabilmente una figura con tutta quella straordinaria esperienza che avete raccontato, e io un provinciale, forse di una città, che da per sé poteva essere testimonianza di attenzione e di interesse per un comunista, quale è Reggio Emilia, che è la mia città d'origine, e che quindi forse ha visto quella sorta di, non so chi prima diceva, l'attenzione di Franco Berlanda al popolo, ma con la distanza dal populismo, forse ha un po' colto questo elemento. Per me è stato veramente un fattore straordinario di formazione ed educazione. Non ho più avuto tante occasioni di vederlo dopo, fatto salvo, e lo voglio ricordare, il grandissimo onore che ho avuto di averlo al mio matrimonio, e quindi è stata un'opportunità che ancora, per cui ancora lo ringrazierei. Grazie a voi tutti dell'ascolto e alla prossima. Gandolfi, che ha dimostrato ancora come sia difficile separare tutte queste personalità l'una dall'altra, per la verità. Adesso con Tomà avevamo pensato di invertire un attimo la conclusione della nostra giornata. Franco Mancuso interviene con un video preregistrato, ma siccome c'è Carlo Olmo che aveva piacere a dire qualche parola, però poi deve andare via, forse gli lascerei qualche minuto di tempo e poi concludiamo con il video del professor Mancuso. Carlo Olmo, che ha conosciuto Franco Berlanda, direi in tutte queste vesti contemporaneamente. Io intanto ho apprezzato molto oggi che sia soprattutto messo in luce
l'umanità del personaggio. Ma credo che noi abbiamo di fronte una possibilità molto più, di andare molto più a fondo. L'archivio che è stato depositato e che non è stato praticamente aperto, non è stato frequentato, diciamo così, contiene tutta una serie di dimensioni e di ragioni per cui questo archivio è qui in una facoltà di architettura, in quella di Torino per di più, non allo IUA, dove forse sarebbe stato anche più giusto che fosse, visto che lui ha passato gran parte della sua vita accademica allo IUAV, e lo IUAV ha un archivio molto più strutturato. Parla più nel microfono, Carlo. Scusami, scusatemi, sempre io penso, questo è un problema che vive con me. E allora io credo che la prima cosa che noi dovremmo impegnarci a fare, un po' tutti i docenti, ma anche persone che vogliono capire di più, Berlanda è un architetto. In tutto è vero, poi è stato un partigiano, è stato un politico, è stato tante cose, ma in primo luogo lui è stato un architetto urbanista, come avete detto voi. Oggi si direbbe un architetto e un urban designer, però è stato un architetto. Io vi ricordo il primo progetto suo che io ho visto con grande sorpresa, quando nel 1953 la città di Torino fa questo concorso perché pensa di usare quella che era l'area del Teatro Regio e della Cavallerizza, che era stata bombardata, vi ricordate? Qualcuno di voi questo ricordo almeno ce l'avrà avuto. E Berlanda partecipa con un progetto a questa vicenda, anche una vicenda che non è mai stata, anche questa una delle tante vicende torinesi che sono rimaste nei cassetti. Perché la cito? Perché Berlanda, che architetto è stato? Come se noi ci dimentichiassimo un attimo di tutte le cose che abbiamo sentito e lo guardiamo al tavolo da disegno, si sarebbe detto una volta, e con chi ha lavorato? No? Qual era la sua caratteristica fondamentale e come lui è entrato in questo mondo. Ci sono, purtroppo io non ho il tempo, anche perché devo andare, c'ho un appuntamento medico molto ravvicinato che non posso assolutamente evitare. E devo dire che anche la scansione temporale di questa attività, che poi è segnata da tutta una serie di opere torinesi e non, torinesi, liguri, emiliane, a Venezia non ha lasciato una traccia architettonica così significativa, e andrebbero tutte quante, non improvvisate adesso in 5 minuti da me, ma suggerite a dottorandi, a studiosi, perché lui appartiene a questa generazione che comincia la sua vita architettonica con i primi CIAM, per esempio, no? Franco Berlanda è una persona che inizia la sua attività architettonica non a Bergamo, ma a Aix-en-Provence, cioè accompagna questa crisi molto, molto marcata del cosiddetto funzionalismo, movimento moderno. È stato un grande avversario dell'International Style su posizioni molto diverse da quelle che qui in facoltà venivano portate avanti da Gabetti, Isola e compagnia Briscola. È stato un architetto che ha utilizzato fino in fondo il Cofrage Tunnel, costruendo scuole, edifici, alcuni anche interessanti, altri molto discutibili. Gli architetti sono sempre
non sono mai, per loro fortuna, univoci nelle loro... È stato un architetto che, proprio per la dimensione, qui entra la vela, per la dimensione, diciamo, più paesaggistica che lui aveva, ha colto prima di altri il rapporto, e qui anche da qui nasce il rapporto con Mario Virano, che ha l'architettura con il paesaggio, cosa che invece era ancora in quel momento un tema più di disegno che di sostanza. E quindi tutti questi passaggi che io non ho neanche accennato, ho solamente messo sul tavolo, andrebbero recuperati, perché la sua figura poi di docente nasce dal suo essere architetto, dall'avere conosciuto l'architettura nel momento in cui si costruiva o nel momento in cui diventava oggetto di un, per esempio, il suo amore per l'architettura come dibattito politico nasce proprio nel 52-53, nasce tra i CIAM e questo progetto torinese, che sono stati molto, molto importanti nella sua biografia. E credo che un altro aspetto che andrà studiato dall'archivio e nell'archivio, sono state dette tante parole su Berlanda insegnante, credo che non abbiamo neanche sfiorato il problema, perché dentro l'archivio ci sono materiali che ci fanno capire, insegnare in un corso di composizione, insegnare composizione o progettazione urbanistica significa molte cose diverse. Nell'istituto che lui dirigeva a Venezia, in realtà, non erano tutti progettisti urbani. Ricordatevi che dentro c'era Francesco Indovina, che dentro c'era Ada Becchi Collidà, che dentro c'era il più vicino a lui, forse non era neanche Ceccarelli, che poi è un personaggio che ha tutta una sua autonomia da questi mondi, e Bernardo Secchi, che è stato l'unico che poi ha tentato davvero la strada del progetto urbano. C'era Giorgio Piccinato. Cioè, era un mondo estremamente ricco, che era l'esito, era la conclusione dell'esperienza di un altro grande torinese che ha avuto un'influenza anche sulla formazione di Berlanda, che è Giovanni Astengo. Giovanni Astengo aveva fondato Preganzor, Preganzor si trasferisce a Venezia e diventa questa cosa qua. Cioè, la vicenda architettonica e formativa o di formatore di Berlanda, secondo me, è ancora al livello, posso dire, zero in questo momento. Cioè, nel senso che noi abbiamo tutti gli strumenti per farla diventare una cosa seria. Speriamo che questa cosa si possa realizzare in tempi non enormi. Spero, perché questo ci darà la misura, ci dà una misura fondamentale, a cui io ne aggiungo una personale. Io con Berlanda ho avuto una serie di incontri quasi terminati, ma non mi interessa niente mettere in luce vicende mie con lui, perché non interessa a nessuno. Interessa una cosa fondamentalmente: la straordinaria ironia con cui, e lo straordinario spirito conflittuale, due cose che sembrano non stare insieme, che lui esprimeva quando si trovava di fronte persone o nel partito o nella scuola che rappresentassero posizioni che lui sosteneva, che a lui non piaceva, non sosteneva. Qui a Torino, per esempio, io ho assistito a discussioni anche di merito molto conflittuali con un personaggio come Sergio Cristoforo Bertuglia, che era una specie di
suo nemico dichiarato, nel senso che, ma non lui come persona, no? Sia nel partito, sia come figura di urbanista, era proprio una persona. Ma io ne ho conosciute tante, frequentando sia la sede del Partito Comunista, sia una Venezia, che è stata una città dell'università che ho frequentato di più, poi qui a Torino. E su questo ancora una cosa che andrebbe, questa sì, ripresa dall'archivio, non solo dai ricordi, perché ci sono tutti gli appunti. Berlanda era un gran lettore e professori oggi che leggono, scusatemi se dico una cosa come questa che può apparire non tanto simpatica, non ce ne sono più tanti. Ed era questa capacità di lettura che portava un suo continuo rinnovamento e dava una cifra al suo insegnamento. Io spero che Tomà, spero che Sergio, spero che noi come facoltà avremo la forza per tirar fuori tutte queste e tante altre cose che l'archivio di Berlanda contiene. Grazie. Grazie Carlo. Grazie mille anche a Carlo Olmo. È un auspicio che come dire, è alle radici proprio direi di questa mattina, perché non sia soltanto un ricordo effimero di mezzomattina, ma contribuisca anche a costruire attraverso la valorizzazione proprio delle carte di Franco Berlanda conservate qui, contribuisca in realtà a rendere attiva proprio quella parte straordinaria della personalità di Franco Berlanda che è legata alla costruzione del ricordo, alla costruzione della memoria nel senso meno retorico possibile. Ringrazio quindi appunto Carlo Olmo anche di questa testimonianza e forse chiederei alla regia di mandare a questo punto il video del professor Mancuso che vedo già sul nostro schermo. Il professor Mancuso è il professore ed è anche in streaming, quindi lo ascolteremo volentieri. Vorrei dire anzitutto che mi spiace molto non poter essere. Non si sente moltissimo in sala, non so se nello streaming si sente, forse lo farei ripartire. Però ringrazio Tomà che ha avuto questa idea di utilizzare questa opportunità passando da Venezia e quindi mi approfitto per esprimere questo ricordo nei confronti di questo ricordo di Franco, ecco, con il quale siamo stati amici per tanti anni, oltre che colleghi qui alla Facoltà d'Architettura di Venezia. E comincio proprio con la facoltà, ecco, perché io ho un ricordo molto vivido, ne ho parlato più di una volta anche con Tomà, del momento in cui ho conosciuto Franco. Ed è stato proprio ai Tomentini, dove era la nostra sede, e in un giorno nel quale, in una riunione come quelle che si facevano molto spesso tra giovani docenti, forse c'era anche qualche studente, e ad un certo momento in una stanza della facoltà, ci eravamo trasferiti lì da qualche tempo e compare Samonà, Giuseppe Samonà, che era il direttore della facoltà, e molto elegante, come sempre, sorridente, e aveva sotto braccio, lo prendeva proprio come fosse una specie di suo amico, un signore, un giovane uomo, alto, insomma, non era basso, piuttosto grassotto, vestito sempre elegantemente, ricordo, girava sempre con un doppio petto, molto attillato, cravatta, eccetera. E dietro di lui c'era un signore alto, magro, invece, esattamente il contrario, diciamo, vestito in maniera assolutamente diversa, mi ricordo delle braghe di velluto, forse una giacca a quadri,
cravatta per falla, e Samonà disse: vi presento un nuovo acquisto, come se fosse intendendo dire, credo che lo pensasse, l'ho comprato io, l'ho preso io, sono riuscito a prenderlo ad altri che forse se ne sarebbero impossessati con piacere. Vi presento un nuovo acquisto della facoltà, è il professor Franco Berlanda, è architetto, è un valente architetto e si è impegnato, l'ho preso per tante ragioni, ma soprattutto per la sua esperienza, per l'esperienza che ha fatto nel campo dell'edilizia popolare a Torino, perché questo tema è molto importante per noi e darà un contributo sicuramente importante agli studi e alle ricerche della nostra facoltà. Ecco, citavo questo perché Samonà aveva sempre questo atteggiamento dei docenti, bravi, che erano a Venezia, Albini, Gardella, De Carlo, Pettigliose ed altri, erano considerati da Samonà come una sua conquista e era fiero sempre, lo diceva sempre con noi, di averli strappati ad altri che li avrebbero presi sicuramente se non si fosse così impegnato. Quindi, ecco il primo impatto di Franco, che era piuttosto, non dico che fosse impacciato, ma così, certo, aveva questo problema di come cominciare a parlare, a presentarsi, ecco, e dopo queste parole così strane che diciamo là. E ringrazia Samonà e accenna appunto al lavoro che aveva fatto a Torino per tanti anni, non parla d'altro di se stesso, era molto, molto schivo in un certo senso. E però ricordo che ci fece molta simpatia fin dall'inizio e anche una, destò in noi una certa curiosità, perché questo tema nel quale appunto Samonà diceva si era impegnato, questo dell'edilizia popolare e dell'edilizia pubblica, in una città come Torino, era un tema del quale si parlava molto a Venezia. E forse qualcuno di noi, ricordando questo nome, aveva memoria di un libro che eravamo agli inizi degli anni Ottanta, no, eravamo agli inizi degli anni Ottanta, aveva memoria di un libro, di un piccolo libro che Franco aveva curato, che ho qui con me, l'ho trovato, l'ho tirato fuori dalla mia biblioteca proprio in questa circostanza, ed è un libro dedicato al futuro di Londra, di Edward Carter, e parla dell'evoluzione di una grande città, c'è una bellissima prefazione di Franco, che aveva, me la ricordo, perché ricordo che questo libro lo avevamo letto, ecco, il fatto di averlo io, indipendentemente dalla presenza di Franco, testimonia che era, che era importante, oltre ai libri che in quello stesso periodo uscivano su questo tema della, di Londra, l'esperienza londinese, l'esperienza delle New Town. Ma Franco aveva presentato questo libro con un fortissimo entusiasmo. La sua prefazione era non solo piena di elogi nei confronti dell'autore, ma ci teneva molto a dire come questo era un modello che sarebbe stato importante per l'Italia, non tanto per, diciamo, per la dimensione urbanistica, ovviamente Londra con le New Town, una grande metropoli e così via, ma proprio per il grande impegno pubblico, cioè l'impegno nella casa, ecco, nel costruire questi quartieri, queste città, che era importante conoscere anche per gli impegni che il nostro paese stava affrontando in questo periodo, qualche anno dopo la fine della guerra. Quindi noi eravamo molto contenti, tutto sommato, mi ricordo, noi giovani, di avere un docente, io ero ancora giovane assistente a quel tempo, di avere un docente così ottimista in un certo senso, potremmo dire, e anche così esperto di queste cose, che erano temi importanti, ecco, nella pratica professionale e della cultura degli architetti che si, appunto, si, della quale si trattava appunto nell'insegnamento veneziano. E Franco mette radici presto nel clima della facoltà d'architettura di Venezia e in particolare rapporti con un gruppo di giovani e meno giovani docenti di allora. Io
partecipavo in un certo senso a questo gruppo come giovane assistente che faceva capo a De Carlo, ma con lui c'erano anche Carlo Doglio, c'erano anche Marcello Vittorini, c'erano molti giovani assistenti come Paolo Ceccarelli ed altri. E mette radici appunto da svolgere un ruolo importante all'interno del Dipartimento di Urbanistica dove eravamo tutti noi. E di questo dipartimento per due mandati Franco è direttore dopo De Carlo e quindi si occupa sostanzialmente, potremmo dire a tempo pieno, della gestione di questa componente della facoltà. E avevamo molte occasioni per parlare, per stare insieme e queste occasioni erano legate a tante circostanze che gravitavano in un certo senso sullo IUAVA di allora, in particolare la presenza di De Carlo, del quale lui era molto amico, e De Carlo dirigeva una rivista importante, come sapete, che è Spazio e Società, e lui e io stesso scrivemmo molto spesso, in più occasioni, su questa rivista, parlando delle nostre esperienze, parlando delle nostre città. Mi ricordo che lui dei suoi contributi interessanti proprio su Venezia, sulla città di Venezia, ecco, è sollecitato appunto da De Carlo. E è strano che lui, che avesse un atteggiamento sempre molto, come dire, riservato, ecco, non parlava, io ho scoperto in un certo senso molte delle sue suoi importanti momenti di formazione del passato come in questi ultimi tempi, ma lui non, per esempio, non ci aveva mai detto che appena laureato, che si era laureato con Roger, intanto, che aveva lavorato con Albini, che aveva fatto l'apprendistato con Luzzi, e poi aveva lavorato con altri importanti architetti della sua generazione. E ne aveva parlato poco, ne parlava poco con me. E ci fu un'occasione nella quale andai a fondo, in un certo senso, su questo suo, sugli anni precedenti alla sua venuta a Venezia. E fu quando la Fondazione Zevi fece un convegno a Roma e io ebbi l'incarico di organizzare questo convegno e poi di pubblicare gli atti. Era un convegno sullo IUAVA di Giuseppe Samonà negli anni appunto in cui ci fu Franco. E allora lo costrinsi a scrivere, in particolare. Franco lo fece con un po' di riluttanza, non era entusiasta, ecco, di parlare di questi suoi anni, aveva questo atteggiamento riservato, gli piaceva fare le cose piuttosto che ricordarle. Però scrisse un bel testo, che è pubblicato sugli atti, in un libro che poi raccoglie gli atti di questo convegno, nel quale si scoprono delle cose molto importanti. Io scoprì delle cose molto importanti sulla sua figura. Cioè, per esempio, che aveva partecipato a Venezia alla scuola estiva del CIAM nel 52, e che era stato prima ancora di Venezia a Londra e aveva partecipato alla Summer School diretta da un personaggio della cultura architettonica e urbanistica europea come Max Fry, e che era stato anche assistente qui a Venezia, prima ancora della venuta con Samonà, insieme a Gino Valle, a Trincanato e De Carlo, che erano appunto docenti da noi, e alcuni docenti importanti, Franco Albini, Gardella, Rogers e Samonà, e alla scuola estiva del CIAM che si era tenuta a Venezia appunto in quell'anno. E qui aveva conosciuto alcuni dei nostri docenti, avevo conosciuto Astengo, avevo conosciuto Zevi, oltre che altri, e Picinato, e quindi aveva in qualche modo anticipato le sue radici veneziane,
e aveva assistito, in questo tutti lo invidiavamo moltissimo, a quella straordinaria, memorabile lezione che fece l'Economia su Venezia, che poi è conosciuta e pubblicata e che fornisce un contributo interpretativo straordinario sulla nostra città. Ne parlammo molto perché in questa occasione si trattava di scrivere un testo e io lo sollecitai a farlo e fu la prima volta, credo, che Franco ha ripercorso in un certo senso quegli anni importanti della sua formazione e anche dello sviluppo della cultura architettonica e urbanistica veneziana. Non ha mai parlato con noi della sua giovanile, intensa partecipazione ai momenti della resistenza. L'unico a parlarcene, così in occasione di amicizia, era De Carlo, ecco, che ricordava questo suo momento, questo momento importante della sua formazione culturale, politica ed umana. Ecco. E di questo, in un certo senso, bisogna dargli atto, ecco, non ha mai voluto mettere a frutto in un certo senso questa sua esperienza di vita, che aveva però dato nervo e consistenza alla sua personalità. Ecco, questo è un po' molto in breve quello che avrei voluto dire a Torino e ricordando Franco, ecco, lo ricordo oltre che a queste cose per la grande, intensa amicizia che ci legava, ci sentivamo molto spesso, anche negli anni in cui poi lo finì la sua carriera, il suo percorso accademico. Veniva spesso a Venezia, quando veniva a Venezia non si dimenticava mai il giornale Campanello di casa nostra e saliva le scale e ci bevevamo un bicchiere di vino, qualche volta lo invitavamo a cena, Stella e io eravamo molto... entrambi molto legati appunto a Franco. Ci legava anche un'altra cosa alla quale vorrei accennare, e cioè la passione per la vela. Per me Franco è stato un maestro di vela. Io stando a Venezia avevo una certa dimestichezza appunto con l'acqua, con il mare, e a un certo momento seppi della sua forte partecipazione a questo mondo, ecco, di essere stato istruttore a Caprera, e per noi giovani di allora velisti Caprera era un mito, cioè partecipare alla scuola di vela di Caprera e fare l'istruttore voleva dire raggiungere le vette dell'arte del navigare a vela. E io credo di aver avuto un certo ruolo nel convincerlo a portare la sua barca a Venezia. Lui aveva una barca, si chiama perché ancora c'è, Baghera. Ricordo, la teneva forse a Mentone, se non vado errato, e mi ricordo che anche De Carlo raccontava di qualche volta di essere stato a Mentone in barca con Berlanda, e mi raccontava anche di certe disavventure nautiche, veliche, che erano molto simpatiche. La barca è qui a Venezia ancora e la vedo di tanto in tanto nella Darsena di San Giorgio, ed è una bella occasione per ricordare la figura di questo caro amico. Quindi grazie ancora a Tomà per avermi dato l'occasione di parlare di lui. Bellissimo anche tra il personale e l'accademico, come tutta questa giornata di Franco Mancuso. Ci avviamo verso la conclusione. Io chiederei a Enrica Bodrato, che è responsabile degli archivi di architettura, di cui abbiamo parlato spesso questa mattina, proprio due parole per capire da oggi in poi da che punto possiamo davvero ricominciare a parlare di Franco Berlanda. L'abbiamo sentito spesso nella mattinata, il video di Elena Andreacchio è stato molto chiaro, ma sentiamo anche Enrica Bodrato cosa ci racconta. Devi pigiare. Ok, così. Buongiorno a tutti, grazie. E io sarò brevissima perché molte cose le ha già dette in qualche modo Elena Andreacchio. Sì, noi conserviamo presso la sezione archivi della Biblioteca Roberto Gabetti il fondo archivistico Franco Berlanda, che è stato versato da lui stesso in una prima tranche nel 1997
e che lui ha ordinato e ha guidato, diciamo, la redazione di una schedatura piuttosto analitica. Questo primo versamento dell'archivio conta circa 500 fascicoli ed è legato strettamente alla sua attività professionale, nel senso che professionale come progettista, nel senso che lì sono conservati i progetti che tra gli anni 50 fino a che ha avuto lo studio in via Baretti, anche in collaborazione fino al 71 con Gino Becker, ha realizzato. Nel 2018, quindi circa 20 anni dopo, siamo stati chiamati da lui e dai figli perché ha voluto fare un secondo versamento di documenti all'archivio. Un secondo versamento che per il momento non è ordinato, stiamo procedendo alla schedatura, e che ha cambiato completamente, dal mio punto di vista, la consistenza dell'archivio e il tipo di documentazione che gli è conservato. Perché se da una parte questo materiale è andato ad integrare la parte progettuale che già era stata versata, però si è aggiunto molto altro. Intanto si è aggiunto un nucleo non irrilevante di progetti per arredi, che nel primo versamento mancavano completamente. Non sembrava che avesse progettato degli arredi, e invece sì, e sono anche ordinati in cartelle e in scatole che definiscono le tipologie, camere da letto, soggiorni. Ma soprattutto ha cominciato l'archivio ad essere integrato da documentazione legata alle altre sue attività. Prima di tutto l'attività didattica, presso l'Accademia Albertina, presso l'Università di Palermo, presso il Politecnico di Torino, anche se per un periodo brevissimo, e poi presso lo IUAV. E poi la sua attività più in generale, tutto quello che si è detto stamattina, politica, culturale. Infine alcune scatole ci sono state portate da Thomas subito dopo la morte nel giugno del 2019. E queste sono ricche di fotografie, ci raccontano i suoi viaggi, sono le più difficili da schedare ed ordinare perché sono molto disordinate, e però di nuovo arricchiscono ancora l'archivio, soprattutto della sua attività politica. Abbiamo, mi piace citarli, dei bei documenti, fotografie, lettere legate alla sua partecipazione al viaggio del 1955 in Cina come membro della prima delegazione culturale italiana guidata da Piero Calamandrei. Questo materiale si lega strettamente con altri documenti che sono conservati al Polo del Novecento. Noi stiamo catalogando i nostri archivi con Collective Access. C'è già online una scheda molto breve che però presenta il Fondo Franco Berlanda e perlomeno dice che lo conserviamo qui, quindi lo rende accessibile. È consultabile all'indirizzo collezionistoriche.polito.it, ma come Ateneo abbiamo aderito a un progetto del Polo del Novecento e quindi i nostri archivi di Novecento sono consultabili anche attraverso la loro pagina web. Hanno un sito apposito che si chiama Novecentro. E soprattutto per Franco Berlanda questo mi sembra significativo, perché effettivamente cercando le sue risorse archivistiche attraverso il sito del Polo del Novecento, queste vengono contestualizzate con tutto il resto dell'attività politica o legata alle case popolari, eccetera, di documenti che sono conservati in quelle sedi o negli archivi che aderiscono alla rete del Polo. Questo vi direi, naturalmente è un lavoro da fare, il primo versamento spero di renderlo pubblico a breve perché appunto l'aveva ordinato lui stesso e sto correggendo le schede, sul secondo versamento dovremo lavorare molto di più perché è un materiale decisamente più complesso. Grazie. Grazie mille a Enrica Bodrato. Grazie per tutto il lavoro che sempre fai per tutti gli archivi, devo dire, e anche per il fondo di Franco Berlanda. Siamo alla conclusione, non so se c'è qualcuno tra il pubblico che voglia aggiungere ancora qualcosa, un ricordo, una previsione di futuro, altrimenti forse darei la parola, come mi sembra
giusto a colui che... Ah, certo, certo. Prego, prego. Giorgio Ardito. Sempre il microfono. Voilà. Ho dimenticato una cosa abbastanza fondamentale, le case popolari. Mi è successo di fare per 15 anni il presidente della TC. A un certo punto mi telefona Franco Berlanda e mi dice: senti, posso venire, per carità? Viene, dice, mi piacerebbe tornare a lavorare alla TC. Ovviamente la cosa era impossibile. E l'ho preso come consulente artistico, no? E per alcuni anni lavorò a supervedere da un punto di vista architettonico i progetti, non molti, purtroppo, perché come è noto le risorse per l'edilizia popolare sono praticamente scomparse, che l'ATC aveva in corso. E c'è uno che vorrei sottolineare, l'edificio che è stato costruito dall'ATC in Corso Novara, nell'area dell'ex Nebbiolo, no? Bene, piacque talmente quell'edificio che all'ATC arrivavano le richieste di acquisto di alloggi da parte di privati, perché pensavano che non fosse edilizia popolare, perché un suo chiodo fisso era: ma perché l'edilizia popolare deve essere brutta? No? Facciamola in modo tale che non solo sia robusta, perché deve essere robusta per il tipo anche di utenza, funzionale ma anche bella. E mi insegnò una cosa, una battuta che attribuiva a Fanfani, che è stato il personaggio politico che ha realizzato più edilizia popolare in Italia. Nonostante questo, Berlanda mi disse, Fanfani aveva uno slogan: meglio proprietari che proletari. Assolutamente, assolutamente il ritratto di un'epoca, questo slogan, forse dell'intero secondo Novecento italiano, direi. Se nessuno, anche tra coloro che ci stanno seguendo online, naturalmente, se però non ci sono altri interventi, dicevo, lascerei la parola a colui che con la famiglia ha voluto giustamente questa mattinata di celebrazioni, e sono sicuro colui che insieme ai suoi parenti ci sosterrà in futuro per gli studi che abbiamo detto si dovranno aprire su Franco Berlanda. Cioè, lascerei la parola per le conclusioni a Tomà. Grazie Sergio, grazie a tutti quelli che sono intervenuti, a tutti gli amici, parenti, vicini, lontani, gli oratori, quelli che hanno voluto portare una testimonianza. La lista è veramente lunga e sicuramente, come ho detto, mi dimenticherò qualcuno. Concludere mi sembra... al di là che non sia facile, ma anche non utile, no? L'idea di questa giornata di memoria, di ricordo, appunto come accennavo all'inizio, era venuta quando era mancato papà, e devo dire che in qualche maniera i 2 anni e mezzo trascorsi hanno aiutato, da un lato, anche a me personalmente, a elaborare un lutto difficile, e temporalmente a chiudere un secolo, no? Il secolo di Franco Berlanda. Come giustamente diceva Carlo, e come abbiamo detto però anche noi all'inizio, chiudendo un secolo se ne apre un altro, e la questione è come tradurre il ricordo poi in una maniera di raccogliere il messaggio, attualizzarlo, e renderlo progetto. Adesso questo incontro si tiene, e ringrazio sia Sergio Pace per aver risposto in maniera così immediata alla mia mail suggerendo di fare qualcosa per il 21 novembre, e poi Angela Larotella e tutto il servizio di comunicazione che si è mosso da subito per sostenere e fare qualcosa di molto più
importante di quanto si era inizialmente immaginato, perché la questione di cosa leggere l'archivio, e io penso di essere la persona meno adatta, visto che credo di farne parte, no? Apre percorsi di ricerca che vogliono dire come si muove oltre una semplice dicotomia tra una dimensione pubblica e una privata, e come le varie parti della vita professionale e progettuale e politica di papà non vengano lette attraverso compartimenti stagni, ma invece per la loro capacità di travasare, di essere parti osmotiche. E quindi una delle appunto, senza riuscire a fare giustizia a tutti i contributi che sono le testimonianze che sono state portate questa mattina, credo che soprattutto l'ultima parte, no, della sua vita, in cui questa arrabbiatura gli dà l'energia per continuare a vivere, va messa giustamente in relazione anche con Alpette. Adesso non so se Silvio Varetto, il sindaco, è venuto, ma gli amici di Alpette che davvero l'hanno accolto e gli hanno permesso di realizzare un progetto che l'ha tenuto sostanzialmente in vita, e come giustamente ricordava Malcolm all'inizio. Chiudo ringraziando Enrica Bodrato, a cui ho portato un altro pezzo dell'archivio, l'ultimo, che ho trovato a Venezia, che tra l'altro è il progetto di concorso per un monumento della Resistenza a Mantova, e spero che Elena Andreacchio sia felice perché il tema la affascina. E Rossella Fiorentino, che tanto tanto tempo l'ha accolto in biblioteca e che oggi non ha preso la parola, ma che sicuramente ha delle cose da raccontare, tutti gli oratori, tutti gli amici. Per chi non avesse mai avuto una copia del poster che ho preparato con papà nel 2013, ce ne sono ancora qualche coppia e quindi le lasciamo qua. E basta. E basta. Non sono capace di chiudere. E basta per, in realtà, per darci appuntamenti multipli su Franco Berlanda, sulle sue carte, sulla sua vita. Sì. Ringrazio specialmente i miei fratelli Alvaro e Alice, senza il quale tutto questo non sarebbe stato possibile, le nostre famiglie, i nipoti, i figli, i cugini, tutti quelli che hanno sopportato, credo, papà, e che però davvero con questo si chiude un secolo. E le foto che dietro lo ritraggono ne aprono un altro. Grazie. Io ringrazio Tomà e i suoi fratelli e la sua famiglia, appunto, per avermi dato, e questa volta parlo in prima persona, per avermi dato l'opportunità, non è naturalmente l'unica volta, ma non accade però sempre, di svolgere un compito istituzionale, però con il piacere e con la voglia e con l'interesse che non sempre poi, ovviamente, i compiti istituzionali possono avere. Per fare tutto questo, naturalmente, ma sono i ringraziamenti che ha già fatto Tomà, c'è stato il supporto continuo della struttura tecnico-operativa del Politecnico, sia dei tecnici in sala, che ringraziamo per queste complicatissime, ora sembrano cose facilissime a tutti quanti, però fare una mattinata di studio e poi farla vedere online, e poi registrarla, e poi non è assolutamente una passeggiata, ancora adesso. Ringrazio poi tutto lo staff della promozione immagine, che lavora oramai duramente sotto la direzione attenta e gentile di Angela La Rotella, che lì ci ha seguito e che ha molto molto voluto anche lei questa mattinata. Sono stati anche loro straordinari, insomma. Certe volte fa molto molto piacere essere parte di questa macchina, forse un po' complicata, forse un po' elefantiaca certe volte, però sicuramente
complessa come quella del Politecnico di Torino. E ringrazio tutti quanti voi per la pazienza, sia voi in sala, sia coloro che ci hanno ascoltato da casa. Grazie mille e alla prossima.